diciamo, l'obiettivo di oggi è tendenzialmente proseguire un percorso che abbiamo avviato l'altro ieri con altri colleghi per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Nella precedente incontro abbiamo cercato di capire che cosa si sta dietro in termini normativi, ma anche in termini di metodo per quanto riguarda l'efficientamento energetico di edifici residenziali che potessero essere pubblici o comunque privati. Oggi ci spostiamo su un altro ambito che è quello tendenzialmente delle imprese, le quali tendenzialmente si trovano a poter essere interessate sia da interventi di efficientamento energetico sulle strutture edili che quindi tendenzialmente ospitano le imprese, e in questo diciamo poco si differenziano, diciamo, rispetto a quello che sono gli edifici residenziali. Quindi parleremo sempre di miglioramento delle caratteristiche di coibentazione delle pareti, realizzazione di cappotti, isolamento delle coperture, piuttosto che di introduzione di infissi contenuti valori praticamente di trasmittanza. Oppure potremmo avere il caso di imprese, queste sono prevalentemente le imprese del mondo dei servizi, dove abbiamo quindi più che un processo produttivo locale ad uso ufficio o comunque strutture in un certo qual modo magari di tipo ricettivo, dove a questo punto incontrano come negli edifici residenziali impianti di climatizzazione, di riscaldamento e magari la necessità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili, a fonti rinnovabili, quindi abbiamo degli impianti fotovoltaici, e poi abbiamo tutto il mondo delle imprese che invece decidono di intervenire sul loro processo produttivo. Un processo produttivo che può essere più svariato possibile, sul quale, tra virgolette, gli interventi di efficientamento, vedremo, possono essere di una certa tipologia. Cercheremo di dare qualche indicazione, di capire grosso modo come si affrontano, e poi, diciamo, sperando appunto di creare dei punti di domanda, diciamo, in voi, in modo tale che magari possiate farmi a vostra volta qualche domanda o risolvere qualche dubbio in questo discorso. Allora, sicuramente quello che di cui stiamo parlando oggi è tendenzialmente il fatto che per efficientare un'impresa, un processo produttivo o un capannone industriale è sempre necessario parlare di una diagnosi energetica. Una diagnosi energetica che, ricordiamoci, altro non è che una procedura sistematica per avere un'adeguata conoscenza di come consuma un edificio, un gruppo di edifici, un'attività o un impianto industriale o servizi pubblici e privati. E la prima cosa che vi faccio notare è che lo scopo è quello di individuare e quantificare sia le opportunità di risparmio energetico, però sempre sotto il profilo costi-benefici. Quindi una diagnosi energetica che studia soltanto le soluzioni di efficientamento, ma non vi va a dire quanto risparmio e soprattutto qual è il costo, e quindi a mia volta quando questo mi ritorna, non è una diagnosi energetica completa, mentre una diagnosi energetica completa è un qualcosa, è uno studio a 360 gradi che definisce l'intervento, dice che cosa risparmio di energia o di emissioni inquinanti o clima alteranti, e poi praticamente mi dice anche in quanto tempo ritorno. Questo perché comunque il tempo di ritorno e qual è l'obiettivo dell'intervento realizzato è un input importante. Anzi, è un output importante della diagnosi che serve all'impresa per valutare se fare un intervento rispetto a un altro, perché un intervento dovrà essere calato non soltanto in termini tendenzialmente di immagini, ma in termini di redditività dell'impresa. L'impresa è un soggetto che deve fare reddito e che dall'intervento deve poter sempre migliorare la propria qualità produttiva, il tipo di prodotto che praticamente produce per il mercato, e nello stesso tempo far sì che dal risparmio energetico che ottiene ottenga un prodotto più concorrenziale. Altra parola molto importante, secondo me, è un'attività definita da una serie di step, che adesso vi racconto un po', cercando di metterli proprio come lo direbbe la signora Maria, da eseguirsi all'interno di un'organizzazione. Ecco, la parola organizzazione è molto importante. La diagnosi energetica non è un qualcosa che fondamentalmente è un rapporto privato tra il consulente e il titolare dell'impresa, ma diciamo è una buona diagnosi energetica nasce da un lato da un consulente che ovviamente sappia fare bene il proprio mestiere e che abbia esperienza, diciamo, in ambito dei cicli produttivi che vengono via via efficientati, ma c'è fondamentalmente una controparte altrettanto importante che può essere, tra virgolette, l'impresa, il tecnico,
fondamentalmente da un lato devono fornire informazioni in merito a quanto quanto producono, come producono, quanto tempo funzionano e se sono già state fatte fondamentalmente ad esempio delle misure di quanto tra virgolette consumano in relazione al prodotto che viene via via fondamentalmente viene via via realizzato. A questo punto dietro la parola diagnosi energetica c'è una norma. In realtà è una UNI 16247 divisa in 5 parti. In realtà quello che interessa a noi è sicuramente la parte 1 che vi dice una diagnosi energetica al di là di tutto che riguarda un edificio, che riguarda un processo produttivo. Poi vedete che ce ne sono anche altre che riguardano i trasporti. Per trasporti intendiamo gli ascensori, per intenderci, o sistemi di movimentazione all'interno di un processo produttivo. In realtà ci sono delle regole base che sono definite dalla parte 1. E poi nel caso nostro oggi vedremo la parte 3 che riguarda i processi produttivi. La parte 2, diciamo, vi è stata presentata dalla collega Martini. Questo è, secondo me, il cuore della lezione di oggi. La cosa che, tra virgolette, ci spenderei un po' più di tempo. Allora, se voi aprite la norma 11.247, al di là di tutti i nozionismi che ci sono dentro, la cosa più bella di questa norma è questo flowchart, nel quale vi si dice brevemente le fasi della diagnosi energetica. Quindi che cosa si parte? Si parte, vabbè, da un contatto preliminare, io ho bisogno di efficientare un processo, chiamo fondamentalmente un consulente, una ditta specializzata, ci sarà un incontro di avvio in cui ci incontriamo tutti quanti e dobbiamo capire dove vogliamo andare. Vogliamo efficientare fondamentalmente un processo produttivo, allora vediamo di capire quanto consuma. Quindi vediamo innanzitutto l'impresa, che consumi ha, se termici o elettrici, e vediamo anche di capire contemporaneamente se ci sono degli elementi che possono introdurre delle aleatorietà, che sono cosiddetti fattori di aggiustamento, che sono, tra virgolette, il modo per eventualmente modificare delle ipotesi di calcolo che si rivelassero non corrette durante lo studio di diagnosi. E adesso qui vi dico brevemente dove intervengo. Poi ovviamente abbiamo le bollette, abbiamo una serie di informazioni che sono appunto le informazioni degli operai, quali mi dicono, ah, non usare quel torno, produco 500 pezzi al giorno in 10 minuti, oppure per 8 minuti in un modo, per 7 minuti in un altro, e faccio quindi un'analisi praticamente dei dati e in altre parole vado a verificare praticamente la consistenza. A questo punto avrò quindi dell'energia che entra, dell'energia che esce, quindi faccio un bilancio energetico. Un bilancio energetico all'interno di uno scatolotto, che praticamente possiamo anche chiamarlo un bel foglio Excel di calcolo, che a tutti gli effetti rappresenta il mio modello di calcolo del processo produttivo. E qua dentro che cosa succede? Succede che ne viene fuori un numero, che è la valutazione dell'indicatore teorico operativo di prestazione energetica. Per intenderci, produrre fondamentalmente un mattone, ogni mattone consuma 10 kWh. Questo è l'indicatore teorico che nasce dal foglio Excel che ho impostato con delle assunzioni e partendo da dei dati che mi ha dato l'impresa. A questo punto però che cosa bisognerà dire? Bisognerà dire, ma al momento questo numero è vero o no? Andiamo a vedere. Magari vado a prendere le bollette dell'impresa e scopro invece che il consumo medio non è più di 10 kWh mattone, ma è di 6 kWh mattone. Quindi vuol dire che questi numeri non sono comparabili, quindi c'è un errore. C'è un errore e quindi bisogna tornare indietro nella raccolta dei fattori di aggiustamento, cioè incominciare a dire, un momento, guarda che abbiamo fatto delle ipotesi e sono ipotesi tendenzialmente che qualcuna si dimostra carente, quindi comincia una sorta di fase di tendenzialmente di aggiustamento proprio, in cui si incomincia a dire, proviamo un attimino a discostarsi da queste ipotesi in un valore percentuale del 10-20%, e vediamo se riusciamo comunque a far sì che il nostro foglio di calcolo vi dia un consumo energetico che sia poi quello che effettivamente in condizioni reali io ho. A questo punto che cosa succede? Nel momento in cui i due numeri praticamente sono confrontabili, vuol dire che il mio foglio Excel fa i conti giusti, e quindi a questo punto dico benissimo, abbiamo individuato fondamentalmente una metodologia di calcolo che c'entra i numeri, e in altre parole non inventa delle informazioni diverse da quelle delle bollette,
A questo punto che cosa vogliamo fare? Vogliamo efficientare il torno. Supponiamo di sostituire un torno, di metterci un controllo numerico magari ottimizzato e va bene. E a questo punto mettiamo dentro i dati del torno, le nuove condizioni di lavoro, dentro il foglio di calcolo che abbiamo fatto fino adesso e facciamo girare nuovamente il programma. A questo punto praticamente ne viene fuori che cosa? Un altro numero. Cosa succede? A questo punto voi vi direte, ma scusate, ma perché a questo punto entri di nuovo in un loop dove parli di indicatori sono confrontabili? In realtà a questo punto io cosa so? So che ho un modello che c'entra bene allo stato di fatto, ho introdotto il mio efficientamento energetico, mi è venuto fuori un numero che, se tutto va bene, dovrebbe essere più basso di quello dello stato iniziale. E devo dire, attenzione, però è il numero che mi aspetto in considerazione del fatto che ho introdotto una tecnologia dove magari comunque il fornitore mi dice, mi garantisce che usare un torno nuovo di un certo tipo mi garantisce il 20% in meno dei consumi. Allora, se questo è vero, gli indici sono confrontabili e allora a questo punto, perfetto, abbiamo individuato l'intervento di efficientamento energetico, abbiamo individuato l'obiettivo. Faremo un rapporto di diagnosi che vi dirò dentro che cosa bisogna scriverci e poi presentiamo in un incontro finale al committente, all'impresa, questo è lo studio, abbiamo individuato il torno con altre 5 misure, il torno ti torna in 3 anni, cambiare, non so, una sega circolare ti torna in 6, cambiare fondamentalmente una caldaia che non so, ti produce acqua calda per lavare dei pezzi in acciaio, banalizzo un po', ci vogliono 8 anni. Benissimo, qual è il tuo ogni pezzo praticamente, ogni intervento ha un suo costo, in base a quello che sono i tuoi tempi di ritorno, in base a quello che è il risparmio energetico maggiore o minore che vuoi conseguire, e in base ai soldi che hai, queste sono le soluzioni che ti propongo. Oppure a questo punto, che cosa succede? Non sono ancora confrontabili, quindi a questo punto bisogna andare a vedere ulteriormente. Se quell'intervento di efficientamento energetico che ho individuato da solo a tutti gli effetti non basta per raggiungere un obiettivo che mi sono proposto e quindi devo combinarlo con altri. Nel momento in cui l'ho fatto, vi dico esattamente quello che ho detto prima. Faccio un'analisi costo-benefici, riesco a capire quanto risparmio, che tempo, e a questo punto dico ok, ho messo insieme gli interventi, li metto in fila. E poi vado nuovamente a ricostruire il rapporto finale che presento al committente, il quale farà la sua scelta sulla base, diciamo, dei soldi e dei tempi che si attende. Qua dentro ci sono, ho un pochettino aperto quel diagramma di flusso, vedete che qui c'è appunto l'incontro di avvio, raccolta dei dati delle principali misure correlate, perché attenzione, io potrei anche decidere, non ce l'ho, magari dati di consumo. Tra virgolette, su un singolo mattinale, vado a fare delle misure con degli strumenti, definisco i fattori praticamente aleatori, i fattori che possono introdurre aleatorietà, e praticamente questo in soldoni che cosa vuol dire? L'incontro d'avvio, altro non è che l'incontro tra l'auditor, che quindi è il consulente e l'impresa, dove dicono io tendenzialmente ho un processo, voglio raggiungere il 20% comunque di riduzione dei consumi energetici, vuoi elettrici, vuoi termici, il mio processo tendenzialmente è fatto così, dimmi tu come posso muovermi. Dopodiché le persone che ti possono dare informazioni sono praticamente il capo reparto, piuttosto che, tra virgolette, la segreteria o l'amministrazione, a cui potrai chiedere tutti i dati di fatturazione dell'ente distributore di energia elettrica, del fornitore di metano quella, o quant'altro, in modo tale che tu puoi fare i tuoi conti. Quando io invece faccio quando faccio la raccolta dei dati, in realtà i dati, ricordiamoci sempre che laddove è possibile si cercano di prendere per almeno 3 anni, poi questo dipende molto, tra virgolette, dall'impresa, da quanto tempo praticamente sul mercato e soprattutto dal fatto che io posso anche dire una cosa, nel senso non vado a prendere magari dati di 3 anni, se entro in impresa so che guarda che il mio processo produttivo negli ultimi 2 anni è cambiato in modo drastico, per cui quelli di 3 anni fa sono dati non attendibili. Quindi tendenzialmente potrei prendere anche se può essere un po' riduttivo, ma è comunque sempre accettabile prendere i dati dell'ultimo anno che a tutti gli effetti rispecchiano lo stato di fatto del processo che devo migliorare. E poi ovviamente devo fare anche attenzione, vedete, qui vado a definire appunto i fattori di aggiustamento, quindi vado a vedere, non so, comunque ci sono delle temperature interne di lavoro che quindi influenzeranno un determinato consumo.
Bisogna vedere, ad esempio, se voglio fare un intervento sugli impianti di illuminazione. In realtà posso mettere tutto ciò che può consumare il meno possibile, ma devo garantire determinati livelli di illuminamento, poi per garantire la sicurezza del lavoro, per fare un pezzo, e poi ho anche il vincolo del livello produttivo. È inutile che ci metta fondamentalmente un impianto super mega risparmioso, permettetemi la parola, che poi però non mi consente di raggiungere fondamentalmente il target di produzione giornaliera dei pezzi. Poi uno può andare avanti e ritorniamo appunto sul discorso di prima, ci saranno appunto delle informazioni in ingresso, delle informazioni in uscita, con flussi di vettori, flussi di vettori energetici, energia elettrica e metano che sono praticamente da bolletta, poi in realtà quelli che sono i risparmi per il processo produttivo, creiamo un cassone dove appunto abbiamo flussi entranti e flussi uscenti e a questo punto, tra virgolette, cosa devo fare? Vado a vedere in funzione fondamentalmente di come funzionano i vari processi produttivi, i miei macchinari, cerco tendenzialmente di fare un bilancio energetico e di andare a individuare i punti critici del mio processo e di capire su cosa orientare gli interventi di efficientamento. Come prima, appunto, ve l'ho detto, stiamo facendo né più né meno, banalizzando un po', un bel foglio di calcolo Excel, che è un modello che riproduce lo stato di fatto, il quale mi darà fuori un numero. Che bisognerà confrontarlo con quello praticamente effettivo, vedere se è effettivo, se coincidono, allora vuol dire che il modello è attendibile ed affidabile. E allora, se è attendibile e affidabile, ci buttiamo dentro, tra virgolette, i nostri interventi di efficientamento energetico e vediamo davvero che cosa riusciamo a risparmiare. Questa è invece una slide molto importante, che non fa parte della norma tecnica 11.547, parte 3. Ma è che, tra virgolette, nasce in vice, è un qualcosa che qualunque consulente o studio di consulenza che si proponga come esperto in diagnosi energetiche, nel momento in cui vi fa un proprio confeziona una bella relazione in cui vi dice qua dentro c'è, tra virgolette, il tuo futuro in termini di risparmio, poi dovete sempre comunque pensare che in questa relazione a un certo punto ci sia un passaggio importante. Hai fatto praticamente il tuo foglio di calcolo, ti sei fatto le tue valutazioni rispetto allo stato di fatto di quanto scosta il tuo modello, di quanto sbaglia. Allora, qui entriamo nella teoria fondamentalmente che sta alla base dell'affidabilità dei modelli di calcolo. Lasciando perdere tutto quello che ci sta dietro, sappiate che qualunque modello di calcolo che ha uno scostamento rispetto ai valori reali, grosso modo, inferiore o uguale al 10% è un buonissimo modello di calcolo, è molto attendibile. Poi ci sono, tra virgolette, dei contesti in cui si può anche accettare uno scostamento maggiore del 15%, laddove ci siano, ad esempio, tante variabili dove gli effetti non siano facilmente, tra virgolette, studiabili contemporaneamente. Quindi si possono fondamentalmente avere anche dei fattori accettabili al 15%. Sicuramente però quando andiamo oltre il 15 il modello di calcolo non va bene. In altre parole avrete un modello, il consulente avrà confezionato un modello di calcolo che a meno che non ci metta delle ipotesi che dice il mio modello di calcolo sbaglia del 20. Perché ci sono comunque delle assunzioni così fatte, che sono le migliori assunzioni possibili, perché diversamente non abbiamo gli elementi per andare a fare ulteriori tratture. Facciamo attenzione che avere un errore superiore al 20% vuol dire tendenzialmente che maggiore è il numero di interventi di efficientamento energetico che vogliamo andare a simulare, maggiore è praticamente l'incremento dell'errore. In altre parole, un errore che all'inizio è del 10 diventa, combinando due interventi, del 15-20 e praticamente va crescendo e non va crescendo linearmente. E quindi arriviamo al fondo che qualcuno vi sta vendendo tendenzialmente un prodotto in cui vi promette di risparmiare fondamentalmente tanti soldi, di avere degli impianti che tendenzialmente ritornano in tempi bassi, quando in realtà questo non sarà vero. Ora, al di là di questo, uno dice, vabbè, ho preso una fregatura, come tante nella vita, però è che quando voi usate la diagnosi energetica come strumento fondamentalmente per ad esempio, partecipare a un bando di finanziamento, ad esempio comunque regionale, dove ci sono praticamente dei fondi dedicati per finanziare queste misure, oppure si utilizzano dei fondi europei, inevitabilmente l'istruttore questa valutazione la va a fare e oltre il 20% che cosa farà? Vi chiederà inevitabilmente delle precisazioni, qualora non siano già state esplicitate, perché comunque gli fate grattare la testa e gli state dando l'impressione
che qualcuno gli stia vendendo fondamentalmente dei miracoli che in realtà tali non sono. Di conseguenza verranno chieste delle precisazioni dove se avete un buon consulente saprà fondamentalmente dire che i numeri della diagnosi sono quelli e non si spostano di un millimetro sulla base di alcuni, tra virgolette, punti di debolezza che comunque più di tanto non si poteva riuscire a correggere. Se invece purtroppo avete un consulente che si accorgerà di aver preso fondamentalmente un abbaglio, tenderà fondamentalmente a riproporre una diagnosi energetica con delle correzioni. E questo purtroppo è un'azione che in un certo qual modo è piuttosto mal vista all'interno, tra virgolette, dei bandi di finanziamento, dove si sta andando verso la direzione di non sanare più la documentazione inviata in sede di domanda di partecipazione al bando in sede integrativa. E di conseguenza, che cosa state dicendo? State dicendo all'istruttore che è vero, mi sono sbagliato, in realtà i numeri sono altri. E a questo punto, tra virgolette, viene il dubbio che i numeri non siano giusti neanche quelli presentati la seconda volta. Quindi questo è un qualcosa che la norma non vi dice. Questo nasce, tra virgolette, dall'affidabilità dei modelli di calcolo, dalla statistica, e che comunque è un'informazione molto, molto rilevante in modo tale da poter proporre la vostra diagnosi energetica come strumento all'interno di misure che possono dare, che possono garantirvi dei finanziamenti. Poi va bene, qui appunto c'è la calibrazione del modello di calcolo, che è quello che vi ho detto, i numeri tornano sì o no, se tornano, ok, il modello è buono, se invece tendenzialmente si discostano troppo, bisogna tornare indietro, andare a vedere tra i fattori di aggiustamento se c'è qualche cosa che può essere ulteriormente migliorato, tarato, e poi qui all'interno di una diagnosi, voi che cosa farete? Avrete tante possibilità, che cosa vuol dire fare l'efficientamento di un processo produttivo di un'impresa? Ma potete lavorare su varie strade, potete ridurre o recuperare delle perdite di energia, ad esempio comunque c'è il recupero del calore di scarico, dei fumi di scarico, oppure la riduzione dei trafilamenti sui circuiti aria compressa. Allora, questo può sembrare una stupidata. Ricordatevi sempre che a volte la riduzione, tra virgolette, di energia elettrica che serve fondamentalmente per produrre l'aria compressa, andando a ridurre le perdite sul circuito che distribuisce l'aria compressa, è molto a volte maggiore rispetto a quella che avrete senza intervenire sulla rete, quindi senza sanare le perdite, ma comprando tendenzialmente un compressore più efficiente di ultima generazione. Poi avete sostituzione, modifica, aggiunta di apparecchiature. Abbiamo delle caldaie, supponiamo, allora, qui mettiamoci nell'ambito di un processo produttivo, sostituiamo una caldaia che produce praticamente acqua calda, che ha 25 anni di età, è evidente che, ahimè, la tecnologia in 25 anni di strada ne ha fatto e quindi sostituire la caldaia è già, tra virgolette, un buon punto di partenza. Si possono introdurre motori a velocità variabile, questo ormai è diffusissimo nella tecnologia, ormai abbiamo tra virgolette tantissimi ventilatori o tantissimi praticamente azionamenti motorizzati, oggi esistono praticamente dei motori elettrici che si chiamano motori a IF3, i quali consentono dei risparmi energetici anche del 20-30% rispetto a quelli IF1 di vecchia generazione. Potete fare relampi dell'impianto di illuminazione, andate nella direzione dei LED. Poi ci sono altre cose che danno sempre risparmio energetico, ma che attenzione, fa venire i sudori, tendenzialmente capire quanto valga, è sicuramente il miglioramento dell'attività di manutenzione degli impianti. Oppure ci può anche essere un discorso del tipo abituiamo le persone a fare un uso intelligente dell'energia. E quindi stabiliamo un piano di monitoraggio, un sistema di contabilizzazione. Oppure, ad esempio, non so, io posso migliorare un processo lavorando sulla logistica oppure su sistemi di controllo dei parametri di funzionamento dell'impianto. Quando parliamo di logistica, per intenderci, se io, allora, adesso questo è un esempio che viene fuori da una domanda che avevo istruito nell'ultimo bando imprese, se voi avete dei muletti. Attenzione, che cambiare tendenzialmente dei muletti, magari elettrici, passando praticamente a muletti con batterie oggi al litio rispetto a quelle vecchie che erano
al nichel metallidruro, attenzione, ci sarà sicuramente un miglioramento dell'efficienza energetica per effetto dell'energia elettrica che spendo in meno per ricaricare le batterie. Questo è un qualcosa che appunto si traduce in termini di ottimizzazione del servizio di logistica, perché i muletti servono per appunto trasportare o caricare praticamente merci su altri mezzi. Un'altra cosa, questa è di nuovo una slide molto molto importante, che vi fa una gran bella figura se la presentate fondamentalmente in una domanda su un bando. Questa considerazione, io dico, miglioro il mio processo produttivo andando a fare un intervento di efficienza energetica. E cosa faccio? Per intenderci, cambio una caldaia. Allora, innanzitutto, com'è che fate bella figura? Cambio una caldaia perché innanzitutto vado a sostituirne una che comunque è vetusta, e quindi tendenzialmente in ragione della vetustà sto lavorando con una tecnologia dal punto di vista energetico non più efficiente. Devo tener conto che, dico, com'è che ho definito una tipologia di caldaia rispetto a un'altra? Perché comunque oggi esiste questa norma, che qui ho richiamato la 16231-2012, la quale vi dice: attualmente tutte le volte che voi sostituite una caldaia che produce acqua calda a determinate temperature per una tipologia di processo rispetto praticamente ad un'altra, sappiate che lo standard di mercato è questa, e questo standard di mercato viene garantito da questa tipologia di componenti. Se io sostituisco una caldaia e dico è vecchia perché ha 30 anni, e in più vado a beccarne una in questo elenco raccomandato, ovviamente faccio capire che ho chiaro dove voglio andare. E poi devo tener conto tendenzialmente della durata di vita pianificata dei processi. In altre parole, tutti i macchinari che costituiscono un processo fanno sì che il processo produttivo abbia efficienza nel momento in cui del tipo, fin tanto che il processo non ha più magari di 15 anni, 20 anni. Cioè, in altre parole, sto portandomi verso il discorso di vita utile del processo o vita utile del componente o di componenti che vado ad efficientare nell'ambito del processo produttivo. Quando è che una persona dà idea di aver chiaro quello che sta facendo in termini di efficienza energetica? Quando mi sta dicendo che lui fa l'intervento di sostituzione perché c'è un risparmio energetico tale che il costo che sostiene per fare l'intervento ritorna nella vita utile tecnologica fondamentalmente del bene. Perché in questo modo si introduce il cosiddetto concetto di autofinanziamento dell'investimento. Diversamente, se così non è, si dà un pochettino l'idea che si stiano utilizzando dei soldi di un bando di finanziamento per comunque cambiare delle cose che non tornano nel ciclo di vita del processo. Il che vuol dire tendenzialmente che sto spendendo dei soldi per un qualcosa che tendenzialmente il processo mi diventerà vecchio e vetusto e quel bene non l'avrò ammortizzato. E quindi, tra virgolette, il concetto di tempo di ritorno dell'intervento di efficienza energetica all'interno della vita utile è, tra virgolette, la ciliegina sulla torta che vi dimostra che una diagnosi energetica risulta essere fatta bene e di conseguenza rappresenta uno strumento importante per l'impresa per scegliere come spendere i propri soldi. Poi chiudiamo, questo è il contenuto del rapporto di diagnosi. Allora, qua dentro abbiamo detto la diagnosi energetica cos'è, mentre la relazione di diagnosi energetica che cosa comprende? Ci dovrà essere sicuramente alla fine un discorso di conclusioni che racchiude la graduatoria delle opportunità di risparmio dell'efficienza energetica. O meglio, io dico, ho un contesto produttivo che è ospitato in un capannone. Cosa posso fare? Posso efficientare il capannone, posso mettere gli impianti di climatizzazione nuova, posso cambiare gli impianti di processo, posso cambiare il singolo macchinario. E quindi a questo punto poi dico, va bene, quindi queste sono le varie tipologie. Poi dico, benissimo, come ci muoviamo? Possiamo, tra virgolette, muoverci. Ovviamente sempre parlando, ricordatevi la parola prima, con l'organizzazione, cioè con chi lavora nell'impresa. Muoviamoci prima su un intervento sul processo produttivo rispetto che sul capannone, facciamo una cosa mista. Poi dovrò descrivere
su che cosa fa questa impresa, che cosa tendenzialmente produce, che cosa consuma, che tipologie di vettori utilizza, quindi ne descrivo il contesto e poi ovviamente devo stare attento sul fatto che dico, attenzione, se io vado a cambiare una caldaia, facciamo conto cos'è la caldaia. La caldaia è un dispositivo di pressione, quindi dovrò attenermi a tutte quelle che sono, tra virgolette, le regole che stanno alla base alle leggi che stanno alla base sulla la sostituzione o ammodernamento dei dispositivi in pressione. A mia volta, che cosa dovrò fare? Dovrò anche fondamentalmente descrivere il processo di diagnosi energetica, quindi le bollette, come le prendo, di 1 anno, 2 anni, 3 anni, che cosa sono, capire, tra virgolette, se ho, non so, di 100 kWh di energia elettrica, 60 sono dovute alle attività ufficio, 40 sono legate, per esempio, all'officina. Delle 60 ad uso ufficio, il 30% sono legate alla climatizzazione, il 30% ad altri usi, stampanti, server, PC. Poi, Walter, sì. scusami, mi dispiace interromperti, però noi sentiamo, credo almeno tutti, un ticchettio, un rumore di fondo che forse Sì. disturba anche in parte un pochino l'audio. Non so se arriva Aspetta un magari da attimo, che qualcosa probabilmente vicino a te, perché ho qua, se secondo me, qua sotto uno che ha un martello pneumatico. Cerco di chiudere la finestra, aspetta, riesci. No, no, tranquillo, tranquillo. Scusate, una breve interruzione, però lo facciamo per agevolare ovviamente anche l'audio per tutti voi che state seguendo e poi per la registrazione che verrà mantenuta. Grazie, scusami, ma tanto hai preso un figurati, pochino fiato, grazie. spero che adesso sia un po' più silenzioso. Lo vedremo, grazie. Allora, altra cosa è come vi dicevo, non ho le bollette, vado a efficientare un singolo macchinario, devo capire quanto consuma. Vabbè, mi sono comprato fondamentalmente dei macchinari che mi misurano gli assorbimenti, dico, ho misurato determinate cose. Poi dico, bene, io vi dividerò degli interventi di efficientamento energetico che vi metterò in una determinata graduatoria. Questa graduatoria, qual è il criterio per mettere in graduatoria? Qualcuno può dirmi il tempo di ritorno, qualcuno può dirmi non mi interessa il tempo di ritorno, difficile, dimmi quanto costa. Qualcuno può dirmi no, per me il migliore intervento è quello che mi fa risparmiare di più, c'è quello che vi dice voglio il massimo risparmio elettrico e non quello termico e viceversa. C'è quello che dice no, guarda che io sto partecipando fondamentalmente a un bando dove l'elemento discriminante è la riduzione di emissioni di CO2. E allora dobbiamo metterli in fila per quelli. Ci sono altri che dicono no, è la riduzione di emissioni inquinanti, allora dobbiamo andare a vedere, non so, gli ossidi di azoto piuttosto che praticamente il particolato, piuttosto che idrocarburi incombustibili, per intenderci, piuttosto che polvere. Questo dobbiamo però dirlo in modo tale che la graduatoria sia fatta in un modo anziché in un altro, secondo un determinato criterio. Poi, quindi abbiamo detto, tendenzialmente, abbiamo una realtà che dobbiamo efficientare. Quali sono gli ambiti di efficientamento? La realtà che cosa fa? Produce mattoni, produce fondamentalmente forni, produce componenti meccanici. Abbiamo detto, per far funzionare forni, componenti meccanici, che cosa usa? Energia elettrica, termica. Quanta? Mediante fondamentalmente bollette di fornitura. Poi abbiamo detto, non abbiamo i dati. Facciamo delle misure, a quel punto definisco il modello di efficientamento energetico e dico gli interventi che trovo, li metto in ordine sulla base di obiettivo, risparmio energetico, risparmio di emissioni inquinanti, risparmio di emissioni di serra. Parte finale, ho individuato fondamentalmente gli obiettivi, gli interventi. A questo punto devo descriverli, cosa sono, dico le ipotesi che ho assunto per fare i conti. E faccio, dico tendenzialmente, faccio l'analisi economica. Allora, io qua ho indicato che si dovrebbe fare un tempo di ritorno semplice o attualizzato col tir e il van. Allora, diciamo che si è già molto contenti quando già c'è un tempo di ritorno semplice, in modo tale che l'impresa dia almeno l'idea di stare adottando una soluzione, di essere consapevole in che tempi ritorno. Poi, una diagnosi energetica in realtà dovrebbe già contenere degli elementi tali per cui ti dico,
risparmierai 100 kWh elettrici l'anno. Benissimo, ho il modo poi di verificare che questo numero in realtà sia davvero 100, devo definire ad esempio un sistema di misurazione, oppure eventualmente definire un sistema di contabilizzazione che mi permette di dire ho speso i soldi per fare una cosa e in effetti questo è mantenuto. E poi, vabbè, qua diciamo, fa molta immagine, ci sta, fare un intervento di efficienza energetica per un'impresa non è soltanto una riduzione dei costi di produzione, una riduzione dei costi di approvvigionamento dei vettori energetici, ma è anche fondamentalmente un ritorno d'immagine, quindi vuol dire che aver fatto un determinato tipo di intervento fa sì che magari la mia impresa possa proporsi come un'impresa che utilizza fondamentalmente processi con contenuta riduzione di emissioni di CO2, oppure dico utilizzo tutti i macchinari nuovi, ho migliorato le condizioni di lavoro, tra virgolette, delle persone che ci sono dentro, oppure utilizzare macchinari nuovi combinati in un certo modo mi consente di avere non solo delle aree di lavoro molto efficienti, in cui comunque il personale lavora un certo numero di ore, ma con ridotta possibilità di errore. Questi sono tutti, tra virgolette, notizie di contorno, che però servono fondamentalmente ad un'impresa per fondamentalmente proporsi sul mercato e, diciamo così, per referenziarsi ed eventualmente per rivendersi domani. Questi sono, diciamo, queste sono le prime 10 slide che secondo me erano le cose più importanti, dove avete visto, dove abbiamo parlato quindi di assunzioni, calibrazione, modelli di calcolo attendibili. La conclusione è questa: un documento di analisi energetica è adeguato nel momento in cui descrive il contesto produttivo sul quale si va a intervenire, illustra i processi, gli elementi critici, quanto incidono sul consumo complessivo, questo valutato con dei giustificativi di spesa o misura sul campo, quindi bollette o misurazione, laddove ad esempio i giustificativi di spesa non ci siano, siano frammentati o non significativi. Nel momento in cui ho raccolto i dati, ho detto che okay, i dati sono consistenti, spiegando bene le ipotesi che ho assunto per fare i conti, quindi utilizzando metodi di calcolo, come dice la norma, a questo punto trasparenti e tecnicamente appropriati, documentando i metodi utilizzati, ogni assunzione fatta, vado a definire gli interventi di efficientamento energetico in un ordine di priorità che ci siamo detti prima. Poi i benefici dovranno essere quantificati come? Ovviamente come? Se i benefici scaturiscono da un unico intervento, lo scenario da modellare è uno solo. Se però io faccio 4-5 interventi, cosa fa l'analisi, la diagnosi energetica? Per ogni intervento vi definisce il risparmio, quindi uno scenario per ogni intervento. Poi in qualche modo deve combinarli nello stesso modello, che ovviamente diventerà più complesso, per vedere fondamentalmente dal punto di vista degli obiettivi raggiunti come questi, tra virgolette, interagiscono tra loro e di conseguenza contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo finale che potrebbe anche essere minore della somma dei singoli benefici dei singoli interventi. Perché poi appunto bisogna rivederlo sempre all'interno di un contesto complessivo. Questo è in breve il contenuto di circa 30 pagine di questa norma 11247 parte 3, che però, come vedete, è una norma che io chiamo interattiva, dove tendenzialmente non ci si fida ciecamente del consulente e dove un buon consulente deve chiedere al titolare dell'impresa e alle persone che operano nell'impresa le metodologie di lavoro, come funzionano i macchinari, che età hanno, cosa producono, in modo tale fondamentalmente da poter fare insieme poi e avvalorare tutta una serie di ipotesi o considerazioni che in certo qual modo avvaloreranno il procedimento di calcolo. Quindi, nuovamente, discorso, dovremo poi farlo, calibrare un modello, renderlo affidabile, renderlo attendibile, renderlo trasparente. Queste sono le parole chiave. Di queste 10 slide, ricordatevi le due che non fanno parte di questa della norma UNI: quanto si scosta un calcolo da modello rispetto alle condizioni reali per essere considerato attendibile, minore o uguale del 10%, e ricordatevi sempre
qual è il miglior intervento di efficienza energetica, un intervento di efficienza energetica scelto con cognizione di causa, un intervento tale per cui i benefici siano tali da ripagarlo durante la vita utile tecnologica del processo produttivo che si va a migliorare. Queste sono le parole chiave di questa parte qua. Ora io mi fermerei magari sì. 5-10 minuti. Vediamo sì, un po'. Grazie. Beh, adesso vediamo un pochino. Intanto grazie per l'imbeccata. Vedo che la collega vuole infatti prendere la parola. Laura, prego. Hai il microfono staccato. Sì, riesci a sentirci? Sì, ora vi sento. Voi mi sentite? Sì, ora sì. Ok, io ho subito una domanda. Quindi, diciamo, tutto il suo intervento si è basato sull'importanza dell'accuratezza e dell'utilizzo di strumenti appropriati nell'effettuare una diagnosi energetica. Ma quindi questi strumenti che vengono messi a disposizione anche online di autodiagnosi per le imprese sono sì. attendibili, possono essere considerati un primo passo in un percorso, diciamo così, di consapevolezza verso quello che può essere poi una diagnosi energetica all'interno dell'impresa, oppure vanno scartate a priori? Qual è il suo parere in è merito? Corretto, è corretta la sua osservazione. Io ritengo che possono essere considerati un primo passo. Un primo passo tramite il quale, diciamo, un'impresa può in un certo qual modo avere una prima idea di quelli che effettivamente sono i benefici in termini di riduzione dei propri consumi adottando una certa tecnologia rispetto ad un'altra. Resta il fatto poi però che questi strumenti, diciamo, sono strumenti molto molto semplificati, per cui alla fine le chiederanno di indicare un numero abbastanza finito di condizioni al contorno, dove in realtà sappiamo che quando le condizioni al contorno sono tendenzialmente ridotte all'osso, c'è il problema che non si riesce a caratterizzare bene il contesto in cui poi l'intervento va ad inserire. Però, diciamo, ha già un'idea del tipo se valga la pena concentrarsi nel utilizzare, per intendersi, banalizzando, concentrarsi sul fatto di voler andare a utilizzare, non so, tutti i motori elettrici ad alta efficienza piuttosto che inverter sui ventilatori, oppure se valga la pena di cambiare dei componenti di un certo tipo. Purtroppo, ecco, questi modelli di calcolo, questi sistemi online ovviamente non contempleranno tutte le casistiche di componenti che possono essere cambiati, però le permettono di capire gli ordini di grandezza, cioè da una parte risparmio il 3%, dall'altra risparmio il 10%, dall'altra potrei risparmiare il 30%. Poi, andando a fare una diagnosi energetica specificando bene il contesto, magari scopriamo che quello che tra virgolette ci era stato presentato come ordine di idee del 10% in realtà diventa l'8% o diventa il 7%. Oppure potrebbe anche diventare certo. un pochettino qualcosa di più, perché nel frattempo viene appunto inserito in un contesto che per effetto dell'efficientamento della singola sezione ne ottiene un'ottimizzazione complessiva. Però ecco, non li scarterei, mi servono sostanzialmente certo. però per pormi dinanzi al consulente non come anche uno sprovveduto, o comunque in un certo qual modo per poter dire al consulente ho fatto alcune considerazioni. Ne vale la pena, forse anche soltanto per sentirsi dire dal consulente: sì, è un ragionamento che può stare in piedi, attenzione però che potremmo praticamente parlare di 10.000 euro come di 100.000 euro, dove vogliamo stare. Però va bene, certo. Su questo io mi tengo. E poi un'altra domanda, così un po' da, diciamo, sempre da profana, nel senso che comunque noi, diciamo, sentiamo parlare di queste tematiche e cerchiamo di acquisire delle conoscenze per poi andare a supportare le imprese, no? Ma certo. quindi secondo lei è importante che all'interno dell'impresa ci sia una persona dedicata a questa tematica? Ovviamente sempre più, perché
diciamo con le nuove normative, con l'evoluzione del mercato all'interno dell'impresa, abbiamo visto che sono necessarie sempre più figure specialistiche, no? Da quello che è stato, diciamo, il tema della privacy, della sicurezza, oppure è una tematica sulla quale possiamo sempre appoggiarci ad un consulente esterno? Ma dunque, io sarei dell'idea, dunque, distinguiamo tra virgolette due situazioni: una delle imprese tra virgolette energivore o già della media impresa, che hanno praticamente figure all'interno che sono a tutti gli effetti o degli energy manager oppure dei responsabili per la diciamo per l'uso e la per l'uso e la conservazione razionale dell'energia. Allora, queste sono figure tendenzialmente che all'interno di un'impresa costano, sono anche figure che in imprese medie e grandi incominciano ad essere figure molto specializzate, che devono essere pagate molto bene, ma che trovano, tra virgolette, il compenso del loro costo nel fatto che effettivamente sono in grado di garantire al titolare dell'impresa un monitoraggio di una situazione energetica scalata su volumi produttivi molto importanti, che possono anche essere molto remunerativi, ma per produrre i quali si possono spendere quantitativi di soldi importanti. In realtà io per la piccola e la microimpresa, perché poi purtroppo per fortuna, io dico anche per fortuna, la Liguria, ma io vi assicuro che sono piemontese, ma non è che noi piemontesi siamo tutti furbi, siamo tutti bravi. La realtà praticamente italiana è fatta prevalentemente di micro e di piccole imprese. E secondo me la microimpresa non ha la forza di potersi permettere tendenzialmente una persona che si occupi soltanto di questo, perché quella persona farà anche il resto. La piccola, dipende dal tipo di piccola che è, io ritengo che serva una figura di riferimento in termini di conoscitore, diciamo, un po' degli impianti di casa propria. Cioè, il consulente deve praticamente trovare dall'altra parte una persona che gli dice: se io ti sto parlando di consumi energetici, mi dai le bollette di consumi energetici riferiti a questo punto di presa? E dall'altra parte deve esserci uno che capisca: ma il punto di presa di che? Il punto di presa, secondo me, a me basta dall'altra parte che ci sia uno che mi dica: guarda che abbiamo un punto di presa che riguarda l'energia elettrica, l'energia praticamente elettrica che serve per l'illuminazione. Poi abbiamo un altro contatore, che è un punto di presa diverso, sempre intestato all'azienda, dove gli passa invece l'energia elettrica relativa alla forza motrice, quindi magari a tutti i macchinari che io tendenzialmente utilizzo. E questa è la prima cosa. Così come mi serve un capo reparto al quale io possa chiedere: ma senti, ma supponendo di intervenire praticamente sul tuo reparto, dove ho queste macchine, effettivamente tu nel fare questo processo, qual è la macchina che è tendenzialmente più critica? Ma più critica perché? Perché è una macchina che fa un lavoro particolarmente fine, che consuma tanto, perlomeno dai dati di targa, ma lavora 5 minuti al processo, o una che consuma poco ma che è impiegata per l'80% del processo. È quello che tendenzialmente serve, perché quella è una sensibilità che qualunque consulente difficilmente ha. Quindi secondo me ci va fondamentalmente un pochettino, detto così, mi basta un uomo della strada, però tra virgolette che conosca bene il proprio orto, in modo tale che gli sappia fornire la documentazione e che gli sappia descrivere: l'impianto è questo e funziona in questo modo. Poi, per carità, il consulente potrà fondamentalmente ubriacarvi con tutta una serie praticamente di considerazioni tecnicamente tutte quante valide, però attenzione, avendo questa informazione il consulente saprà circoscrivere fondamentalmente quel genere di conoscenze tecniche e prendere solo quelle che sono applicabili al macchinario che voi gli avete descritto o al processo di quel contesto che voi rappresentate. Secondo me questa è una cosa importante. No, bene.
Sicuramente, grazie a Laura per le imbeccate, grazie ovviamente a Walter per le risposte puntuali. Direi che in estrema sintesi, oltre a quanto hai già detto tu con molta chiarezza, il concetto che stiamo facendo passare è che ci vuole consapevolezza da parte dell'azienda della, diciamo, documentazione da produrre o comunque degli elementi da prendere in considerazione per poter effettuare un percorso pulito. Appunto, consapevole, cosciente e che le permetta anche di dialogare appunto con un'interfaccia tecnica che può essere il consulente pubblico o privato che sia in questi percorsi. Peraltro, penso che appunto interpreto anche il messaggio di Laura, della mia collega come Camera di Commercio, poi avremo modo di tornare anche su questi argomenti perché da ottobre, dal 1° di ottobre, lo anticipiamo adesso, ma poi sarà ovviamente nostra cura divulgare maggiori informazioni, quando sarà reso operativo, partiremo con delle attività di un progetto finanziato a livello comunitario che ha proprio come scopo quello di affiancare con delle expertise tecniche specialistiche un gruppo di aziende pilota proprio per realizzare dei percorsi di audit energetici e di diagnosi energetica. Quindi ci preme già anticiparlo ora, verosimilmente faremo ovviamente affidamento anche noi come sistema camerale alle risorse disponibili sul territorio per realizzare questi percorsi, però quindi vedete che è un argomento, come diceva anche Laura, è un po' all'ordine del giorno perché sappiamo bene quanto l'efficientamento energetico sia nelle agende regionali, nazionali ed europee. Quindi su questi canali, come si dice all'inglese, stay tuned perché ci faremo risentire per capire come si può partecipare a questi percorsi assistiti. Con i contributi pubblici. La platea è piuttosto timida, quindi io adesso al momento non vedo ancora domande, perlomeno in chat, ma penso che ci darei la facoltà, qualora ne nascano anche in modo un po' estemporaneo, al limite di interromperti durante il resto della tua illustrazione. Ovviamente vedo già collegati anche i nostri relatori successivi, cioè Ginia Spigliantini, Ginia Mililli di Rina, se anche loro vogliono unirsi evidentemente già fin d'ora ai commenti, alle osservazioni sono i benvenuti, poi lasceremo a loro la parola a tempo debito. Quindi se vuoi proseguire ci diamo, diciamo, ancora probabilmente una mezz'oretta di tempo per la Sì. prossima carrellata. Allora, dunque, guarda, io adesso farei, come vedete qui c'è, tra virgolette, elementi di criticità e di attendibilità tecnica e normale della diagnosi energetica. Dunque, buone pratiche. Allora, io salterei un attimo questa parte per farvi vedere due esempi pratici. Così capiamo subito alcune parole sporche che ci siamo detti fino adesso. Dopodiché, sulla base degli esempi pratici, vi dico, allora, l'esempio pratico, questo è stato finanziato e capiamo tutti insieme perché. E andiamo a capire quando invece, tra virgolette, una cosa magari non viene finanziata perché la diagnosi energetica è carente, cosa vuol dire che è carente. Così la facciamo un pochettino più con dei numeri, un po' di senso compiuto. Allora, vi faccio vedere due cose. Uno è l'esempio di un'autocarrozzeria e l'altro è l'esempio di un'impresa che si occupa di ristorazione con somministrazione. Allora, la carrozzeria, adesso provo a farvela vedere e a descriverla, e scoprirete che questa è una diagnosi energetica ben fatta che vi assicura che ha chiarito molto l'idea anche a me del processo di verniciatura di un'auto. Allora, noi qui avevamo una microimpresa. Quindi tendenzialmente che aveva bisogno di rifare praticamente il forno di verniciatura, quindi non poteva, tra virgolette, indebitarsi per centinaia di migliaia di euro, che lavorava su 220 giorni l'anno, su un unico turno, e tendenzialmente ha un consumo da bolletta di 12.000 metri cubi di gas metano e spende 5.600 kWh elettrici ogni anno per il discorso di ventilazione. In altre parole, questa impresa che cos'ha? Ha una cabina di verniciatura dove mette le mani all'interno praticamente del forno, diciamolo così, preriscalda praticamente le superfici, applica fondamentalmente la vernice, la fa essiccare e per preriscaldare la cabina e scaldare l'aria che poi deve essiccare le vernici, brucia metano. Dopodiché dovrà fare in modo
per favorire l'essiccazione delle vernici, che l'aria all'interno della cabina abbia dei suoi moti e quindi giri con maggiore o minore velocità, quindi utilizza dei ventilatori elettrici che sono alimentati da dei motori elettrici che hanno un determinato consumo. Che cosa si fa? Si va verso ormai una tecnologia consolidata di utilizzare le lampade all'infrarosso. Quindi scompare il gas metano, la lampada all'infrarosso si mette in adiacenza o in prossimità del pezzo verniciato che deve essere fondamentalmente scaldato ed essiccato, con il grosso vantaggio che fondamentalmente si va a riscaldare solo la parte interessata alla lavorazione. Non riscaldo tutta la casa per metterci dentro la porta che asciuga. Riscaldo la porta perché è l'unica cosa che devo praticamente riscaldare che deve asciugare, non tutto l'ambiente circostante. Per far questo il vantaggio cosa sarà? Eliminare il gas metano e ovviamente se io tolgo del metano e utilizzo solo l'energia elettrica riesco, tenuto conto di, dei fattori di emissione, quindi di CO2 e di sostanze inquinanti correlate, uno alla combustione del metano, l'altro a quello che ormai la produzione, diciamo, la tecnologia standard di produzione di energia elettrica del parco termotecnico italiano, riesco a far vedere che risparmio sia dal punto di vista inquinante, sia dal punto di vista climalterante, sia dal punto di vista, tra virgolette, del combustibile fossile. E allora come si fa? Allora, questa è una bellissima slide, è una cosa, il modello cos'è? È uno scatolotto di foglio Excel, dove entro con dei valori praticamente noti. In questo caso, che cos'è importante per studiare una cabina? Devo sapere l'aria quando ce la butto dentro e che temperatura è, a che temperatura voglio portarla nel preriscaldo della cabina e per asciugare il pezzo. Devo sapere quanta ce ne butto dentro. Sto studiando un processo all'inizio che ha un bruciatore a metano, quindi devo sapere l'efficienza del bruciatore. Ho dei ventilatori che movimentano l'aria, devo sapere la potenza elettrica, sapere se la ventilazione è accesa o spenta e devo sapere quanto durano le fasi. Questi sono gli input in ingresso del foglio di calcolo. In uscita il foglio di calcolo mi produrrà di volta in volta quello a cui io sono interessato. Sicuramente beneficio risparmio energetico, beneficio ambientale, beneficio economico. Ricordatevi, la diagnosi energetica è un qualcosa che deve restituire obiettivi in termini di benefici tecnico-economici. Quindi c'è il beneficio economico, tempo di ritorno, semplice, van o tir. Poi abbiamo beneficio energetico. Poi ci può essere anche il beneficio di emissioni climalteranti oppure di riduzioni inquinanti. Però vedete che queste frecce indicano che la diagnosi risponde al fatto che ci deve essere sempre un riscontro in termini di analisi benefici tecnico-economici. Se qualcosa qui viene a mancare, ricordatevi che manca la parte del tempo di ritorno, la diagnosi energetica non risponde alla norma, quindi non è conforme alla norma. E se voi partecipate a un qualcosa che vi dicono che la diagnosi energetica deve essere conforme alla norma UNI 16147, essere conforme alla norma vuol dire fare una relazione in cui c'è un modello di calcolo attendibile, affidabile, che contenga in uscita risparmio energetico e tempi di ritorno. Se ne manca uno di questi, non è una diagnosi energetica fatta bene. Qui praticamente che cosa si fa? Per farla molto facile, si dice ho una prima fase in cui io ho la cabina in cui devo fare il preriscaldo, quindi portare i pezzi che io vado praticamente, che dovrò andare a verniciare ad una certa temperatura in modo tale che la vernice attecchisca. E quindi a questo punto vedete che qui avete due colonne, avete la situazione valori con bruciatore a metano, quindi situazione anti-intervento, valori con sistema di infrarosso. Che cosa ha fatto praticamente questo consulente? A né più né meno che detto, durante la fase di preriscaldo, con la tecnologia tradizionale dura 20 minuti, con le lampade infrarosse, proprio per la tecnologia infrarossa, basterà 7 minuti. E mi dice anche che
se io utilizzo metano, devo portare dentro dell'aria calda, aria calda che la porto da fuori a mediamente 10 gradi e dentro a 20 gradi, un certo quantitativo, questo è il volume praticamente della cabina, in questo caso è una cabina con 30.000 metri cubi ora, e so anche fondamentalmente che il bruciatore aveva un'efficienza dell'80%. So anche fondamentalmente che ho dei ventilatori che per quanto riguarda la cabina ante avevano un impegno di 15 kW elettrico, per quanto riguarda invece, tra virgolette, nella cabina post, non mi serve più il contributo dell'aria, perché in realtà io l'essiccazione e il preriscaldo lo farò utilizzando l'infrarosso, la lampada che vado a posizionare vicino alla porta che devo verniciare, e a questo punto il discorso elettrico si riconduce in termini di energia elettrica che serve per alimentare questi pannelli ad infrarosso. Il signore praticamente quindi che cosa dice? Si calcola il consumo di gas metano per portare fondamentalmente in 20 minuti l'aria da 10 a 20 gradi in quantità pari a 30.000 metri cubi ora, e sapendo che per quei 20 minuti io farò andare praticamente diciamo a pieno carico i ventilatori che hanno 15 kW elettrici di potenza. Si fanno i conti e si ricavano fondamentalmente i consumi di energia elettrica di primaria, quindi tra virgolette quella la fonte per fare il processo di pre-riscaldo, e i consumi di energia di metano. Questo in ambo i casi, ovviamente nel caso infrarosso il metano poi se ne va, scompare, infatti vedete che è 0000. Poi faccio lo stesso identico discorso per quanto riguarda la fase di verniciatura, che ovviamente avrà tempi diversi rispetto alla precedente e avrà un impiego fondamentalmente diverso in termini di potenza dei pannelli ad infrarosso. Questi numeri qua, tenete conto che non è che adesso il consulente è andato però a spaccarsi fondamentalmente la testa andando a misurare fondamentalmente la potenza elettrica del pannello durante la fase di lavorazione. Ci sono alcuni dati, in questo caso, che sono dati che sono praticamente forniti dal produttore, il quale vi fornisce un sistema di cabina praticamente di verniciatura di infrarosso, e vi dice che la fase di verniciatura con quelle lampade, con quelle caratteristiche, dura 30 minuti e comporta in questa fase avere le lampade con una potenza di un certo tipo. Quindi questi sono dati, tra virgolette, che bisogna leggere sui documenti tecnici, ma che ci sono, non si è inventato nessuno. Allo stesso modo, anche qua si farà il discorso ante post, si dice l'aria la devo portare in 30 minuti da 10 a 20 gradi, nella situazione con la cabina vecchia, o i ventilatori che funzioneranno per 30 minuti a piena potenza 15 kW. Invece con l'infrarosso in fase di verniciatura avrò in questa fase sostanzialmente bisogno sia di aria, sia fondamentalmente dovrò tenere conto anche della potenza elettrica dei pannelli ad infrarosso. Mi rifaccio nuovamente i conti, ottengo ancora una volta che giustamente il metano sparisce perché nella fase post intervento il bruciatore non c'è più e ho un certo consumo di energia elettrica. E la stessa cosa lo ripeto per la fase di essiccazione, ovviamente che ha tempi diversi. Vedete che all'inizio ci volevano 40 minuti, adesso ce ne vogliono solo 30. Vedete anche che la potenza dei pannelli assorbiti per effetto praticamente per l'essiccazione della vernice non è più 41, non è più quella di prima, ma diventa 32,6. Vedete che anche in questa fase non ho più aria alimentata da nulla, mentre ce l'ho sempre nella fase, nella situazione ante. Mi rifaccio nuovamente praticamente i conti e mi ricavo i consumi energetici anche di questa fase. Li sommo e alla fine che cosa dico? Guarda, sommando la fase di preriscaldo, di verniciatura e di essiccazione, io consumo kilowattora e di energia elettrica per ciclo, dove il ciclo in questo caso era definito dalla verniciatura di una superficie standard della macchina. Poi abbiamo tot consumo di metano per ciclo, in un anno si presupponevano 250 cicli, quindi si aveva un tot consumo di metri cubi anno e un tot consumo di kilowattora elettrici anno.
Faccio anche lo stesso discorso fondamentalmente per la fase per con l'intervento di efficientamento fatto. Voi qui mi potreste adesso fermare e dire: Walter, scusa, attendibilità, affidabilità del modello, torna con la situazione reale. Cosa vi avevo detto all'inizio? Che questi signori qua avevano un consumo da bolletta di circa 12.000 metri cubi l'anno. Facendo delle ipotesi di assunzioni, avete visto che sono state tutte quante motivate, io arrivo al fondo e il modello mi dice che ne consumo 12.380. Quindi questo è un buon modello. E dato di bolletta, all'inizio mi si diceva che i miei ventilatori consumavano 5.600 kWh elettrici l'anno. Il mio modello mi dice che ne consumo 5.625. Quindi è un modello centrato, quindi correttamente calibrato, quindi attendibile, quindi affidabile, sia per la parte termica sia per la parte elettrica. Quindi a questo punto il risultato, per quanto riguarda l'intervento di efficientamento energetico, sarà ugualmente attendibile. E a questo punto che cosa succede? Succede che per effetto di questo intervento, la diagnosi che cosa mi dice? Che risparmierò 12.380 metri cubi di metano e a fronte di un aumento però del consumo energetico elettrico, perché vedete che passo da 5.6 a 12.500. Quindi vuol dire che ho 6.900 kWh in più. Però attenzione, dovete fare il discorso in TEP, perché altrimenti si sommano mele e pere, kilowattora termici, kilowattora elettrici, tendenzialmente non sono la stessa cosa. Questo è uno degli errori che si trovano abbastanza spesso nelle diagnosi energetiche. Bisogna passare in TEP, quindi fate che non si fa altro che prendere il fattore di conversione da metano a TEP, per il metano da metri cubi a TEP e praticamente dell'energia elettrica in TEP. E scoprite che in realtà aumentare l'energia elettrica di 6.900 kWh elettrici, in realtà, tenuto conto che il metano ha un peso importante, alla fine della fiera è vero che consumerò un po' di energia elettrica in più, elimino completamente il metano e quindi complessivamente risparmio 9 TEP. Dal punto di vista praticamente della CO2, se uno va a utilizzare i fattori di emissione associati all'energia elettrica al metano, scopre che risparmio 17,10 tonnellate di CO2 anno. Quindi vedete che questo è un processo che è stato fatto, questo è un modello di calcolo Excel ben fatto, ben spiegato, con delle assunzioni comunque chiare, che è risultato abbastanza, direi, molto affidabile. E quindi tendenzialmente i risultati sono attendibili. Ovviamente a questo punto tutto si chiudeva in che modo? Si diceva: io oggi consumerò 12.546,67 kWh elettrici, che alla tariffa del costo del kWh elettrico medio desunto da bolletta di fornitura equivale all'anno a spendere X mila euro, a fronte di X mila euro evitati per l'acquisto di 12.380 metri cubi, anche lì valorizzati con la tariffa da bolletta. Mi viene quindi, tra virgolette, un risparmio per l'acquisto del combustibile e è, tra virgolette, per fare il discorso molto semplice, è quel numero per cui dovete dividere il costo dell'investimento, che era circa 25.000 euro, per scoprire che questa cosa qua, dal punto di vista economico, vi rientrava in 5 anni. E 5 anni è un bel tempo, perché comunque la tecnologia di infrarosso in realtà dura ben di più e di conseguenza sono soldi ben spesi per un intervento che ritorna nella vita utile tecnologica del processo. L'altro esempio è quello invece, tra virgolette, dell'azienda di ristorazione e consomministrazione. Questo altro non è che un McDonald's. Allora, questo signore qui, tra virgolette, lavora 13 ore al giorno su 3 turni, 365 giorni l'anno e produce, tra virgolette, alimenti da somministrazioni tipici del McDonald's. Che cosa praticamente si fa? Questo signore qua fondamentalmente dice: ma guarda, io ho visto che la bolletta mi comportava un certo costo di energia elettrica, ho visto anche fondamentalmente che, che tendenzialmente non avevo, diciamo così, un fattore di
potenza sfortunato. In altre parole, quando voi, tra virgolette, incominciate ad utilizzare energia elettrica in tensione 380 volt o ancora di più in media tensione, scoprirete, tra virgolette, che il lente distributore a un certo punto in bolletta vi segnerà: attenzione, guarda che hai un fattore di potenza di 0,84, il che vuol dire che c'è una potenza reattiva. In altre parole, tu stai buttando via dell'energia elettrica, quindi mi stai danneggiando a me che ti fornisco, e quindi paghi una penale. Questo signore qui tendenzialmente sulla bolletta aveva rilevato un costo di 0,9 che è a norma, quindi quello era a posto. E allora di conseguenza ho detto: ok, devo per forza concentrarmi sui consumi, tra virgolette, attivi, quelli veri, kilowattora che portiamo tutti quanti noi in bolletta. Dovuti a cosa? Dovuti alle friggitrici, alle piastre, al tostapane, alla macchina che fa filettatrice o ad armadi riscaldanti. E allora lui che cosa si mette a fare? Si mette a dire: vabbè, iniziamo a prendere le bollette degli ultimi 3 anni. E lui si ricava, si ricava per ogni mese quanti praticamente kilowattora elettrici praticamente consuma, lo divide per le ore del giorno che lui è aperto e si ricava il consumo medio giornaliero. A questo punto i dati su 36 mesi, e quindi tendenzialmente riesce a tenere un valore medio abbastanza convincente, e scopre che il suo processo ha un consumo di 1045 circa kilowattora a giorno. A questo punto, tra virgolette, che cosa incomincia a dire? Dice: attenzione, io ho le mie macchine, però me le devo un attimo studiare. E lui dice: devo tenere conto di quanto praticamente consumano le mie macchine che ho in funzione della potenza elettrica e di come funzionano. In questo caso, questo signore qua aveva fatto anche un ragionamento un po' più fine, che poi dirà non è stato un genio, però intanto l'ha fatto, e ha detto: se io cambio, tra virgolette, le friggitrici ad olio con altre che tendenzialmente sono in grado di garantirmi lo stesso volume di produzione, ma che utilizzano il 40% di olio in meno, al di là del minor consumo di olio, spendo tendenzialmente meno calore, perché il volume d'olio che tendenzialmente devo riscaldare è minore. In più, fondamentalmente, e quindi questo è già un primo punto praticamente di risparmio. Poi bisogna vedere l'efficienza di questa friggitrice, per scoprire che magari quella friggitrice, per fare lo stesso lavoro, funziona praticamente meno che non quella che hai adesso, e questo introduce un altro risparmio. A questo punto però lui dice: attenzione, io sono dentro un processo abbastanza complesso, dove io ho contemporaneamente, io da una parte sto friggendo le patatine, dall'altra parte sto riscaldando, non so, per dire, tra virgolette, delle... un qualcosa che potrebbe essere tipo un'oliva alla scolana, per intenderci, e quindi tendenzialmente in realtà il mio processo è un qualcosa che vede contemporaneamente l'utilizzo di più componenti insieme. Allora a questo punto devo fare attenzione che questi componenti quanto contano sul processo, e allora lui dice: introduco un coefficiente di contemporaneità, un coefficiente di utilizzo, che uno vuol dire che se il processo dura 10 minuti, utilizzato per tutti i 10 minuti del processo. Ci viene fuori 0,5-0,4, vuol dire che funziona per il 40% del processo. Quindi vuol dire che se il processo dura 10 minuti, in realtà quel componente viene utilizzato solo 4. Questo è nuovamente lo schema che ci siamo detti prima, uno scatolotto con degli ingressi e degli usciti. In questo caso, cos'erano? Erano tendenzialmente i componenti che utilizzavo, sapere i dati di targa, sapere per quanto tempo li utilizzassi e tendenzialmente come concorressero in termini di utilizzo all'interno del processo. E che cosa succede? Questo signore qui si è messo lì, si è preso tutti quanti fondamentalmente i suoi componenti che è andato a cambiare, si è messo fondamentalmente i dati di consumo di targa, i dati di potenza di targa, si è detto: i componenti su un processo durano, funzionano il 100%, il 40%, il 15%. Quindi sostanzialmente lui dice: il compartimento caldo è un qualcosa che, se prima avevo un componente con 12 kW e mezzo, ma lo utilizzavo sempre per tutto quanto il processo, fondamentalmente comportava per un certo utilizzo di ore giorno un determinato consumo elettrico, e quindi è 12,5 per 1. Quello vecchio, quello nuovo, in realtà il risparmio dove sta? Nel fatto che vedete che ha un post di 3,8 kW installati, e quindi anche se è utilizzato il 100% del processo, in realtà consuma 3,8 kW.
Poi la friggitrice, ecco, la friggitrice, vedete che abbiamo due condizioni, una tendenzialmente che si traduce in un risparmio tendenzialmente dovuto alla diminuzione della potenza da 32 a 28 kW, ma contemporaneamente a una riduzione, se volete, contenuta, ma comunque pur sempre presente, dei tempi di impiego del processo, dal 70 al 63%. E idem l'altra, perché? Perché è stato introdotto anche quel discorso che è a un minor volume d'olio. Facendo questo discorso, voi arrivate, voi fate tutta questa tabella, e in cui vedete che avete il componente prima e il componente nuovo sostituito con i dati, quello che consumava prima e quello che consumerà quello nuovo. E a questo punto, se voi raggruppate, quindi filtrate prima con tutti gli ante e poi con tutti i post e fate la somma, trovate che ante consumava 953,16 kWh elettrici. Ferma tutto. Uno che arriva qua non è che accetta questa tabella così come ho regolato, dice: aspetta un attimo, ma il mio processo quanto consumava da dati di bolletta? 1044, cos'era, virgola 99, 1045,99 kWh elettrici l'anno. Quindi cosa vuol dire? Nuovamente, quanto è buono questa cosa? Molto, perché 953 rapportato a 1044,99, scoprite che siamo sempre all'interno di quel 10% che mi si permette di dire quello è un buon modello. Allora, a questo punto io dico questo, infatti ho congruità 2,86%, risulta essere alta, e uno dice benissimo, se consumo 953,16 kWh elettrici al giorno, lo moltiplico per 365 giorni, per 13 ore al giorno, e trovo il consumo annuo elettrico. Se io la tabella, anziché su ante, la filtro su post, scoprite il nuovo fabbisogno elettrico giornaliero, che diventa da 900 e passa a 675, quindi vuol dire che ho avuto un bel risparmio di energia elettrica, stimato con un modello che scarta del 2,8%, quindi è un buon modello. Di conseguenza il risparmio quale sarà? Se io all'inizio era, abbiamo detto, 1045,99, adesso diventerà 675,35 per 365 giorni, per 13 ore al giorno, io faccio il valore, faccio la differenza tra quello di prima, slide precedente, da modello 338.227, mi faccio quello nuovo da 675,35 per 365 per 13 ore al giorno, faccio la differenza e scopro che consumo 100.000 kWh elettrici l'anno, che si traducono con i fattori di conversione in un determinato quantitativo di tonnellate di CO2 evitate. Attenzione, a questo punto risparmio 100.000 kWh elettrici l'anno, valorizzati al costo della tariffa dell'energia elettrica riportata in bolletta, vuol dire un risparmio economico di x.000 euro l'anno, che rapportati, tra virgolette, al costo dell'intervento, che erano 27.500 euro, fanno sì che questo intervento fosse rapidissimo in 1,2 anni, molto molto al di sotto della vita utile tecnologica. Quindi questi, ancora una volta, era un intervento apparentemente semplice, ma molto efficiente, in cui i soldi erano stati spesi bene. E quindi questi sono i due esempi. Quindi vi ho fatto vedere che con questi due esempi abbiamo applicato dei principi teorici che vengono fuori da una norma UI, e quindi sembra sempre un qualcosa che fa un po' paura. A questo punto poi vi ho detto, attenzione, guardate che ci sono sempre risparmi energetici, kilowattora elettrici, kilowattora termici, metri cubi di metano, quello che volete, c'è sempre un tempo di ritorno, e quindi c'è un ban e un tir, c'è sempre un fondamentalmente riduzione o di CO2 o di emissioni inquinanti. Vedete che i punti sono sempre gli stessi. Quindi diagnosi energetica, strumento attendibile, affidabile, con che produce un risultato in termini di benefici tecnico-economici. Esempio pratico. Vi ho detto, se manca qualcosa di questo, la diagnosi energetica va bene? No, perché non è rispondente alla norma. E questo è stato il motivo per cui adesso torniamo indietro,
eccolo qua. I punti che ci porta verso i punti di forza, punti di debolezza di una diana energetica che quando voi lo utilizzate come un documento obbligatorio per partecipare, ad esempio, ad un bando regionale per assegnazioni di fondi di finanziamento. Questo è l'ultimo bando che è stato aperto, a cui hanno partecipato circa 200 imprese, che potevano essere piccole, medie e micro. Fondamentalmente le micro c'era una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, che poi è stata successivamente integrata. Circa 4 milioni di euro erano comunque garantiti per la microimpresa, mentre gli altri 4 milioni erano dedicati alle medie e alle piccole. C'era possibilità di ottenere un finanziamento al 40% a fondo perduto, un 40% in conto interesse, un tasso agevolato di 0,5%, il minimo costo era di 25.000 euro ammissibile per l'intervento e il massimo e il contributo massimo che si poteva ricevere poteva arrivare a 400.000 euro suddivisi in conto interessi più fondo perduto. Questo bando prevedeva per partecipare alla presentazione di una diagnosi energetica e doveva in un certo qual modo convincermi del fatto che un'impresa potesse efficientare il proprio processo o intervenendo fondamentalmente sul processo produttivo oppure intervenendo sul capannone, sugli impianti di climatizzazione e pensando anche di installare impianti ad energia rinnovabile destinata ad autoconsumo. E questo vi dico due parole al fondo, perché oggi sull'autoconsumo c'è qualcosa che comunque la gente continua a non capire. I soldi non erano tendenzialmente cumulabili con altri aiuti di Stato che erano titoli di efficienza energetica e detrazioni fiscali. Se c'era questo dubbio, l'impresa doveva praticamente dichiarare di non volervi accedere oppure se aveva avuto accesso di rinunciare fondamentalmente al contributo. Cosa si poteva fare? Ve l'ho detto, si poteva intervenire sugli impianti di climatizzazione, di riscaldamento, si poteva intervenire sugli infissi, sull'involucro, sul tetto, per intenderci come isolamento delle coperture, oppure poteva intervenire direttamente sul processo produttivo. Diciamo che l'obiettivo del bando era questo secondo ambito e diciamo che è stato tendenzialmente favorevolmente accolto. Vincolo, norma UNI, diagnosi energetica rispondente alla norma UNI. Quindi dovrà essere rispondente alla 16247 parte 1, quella che sono i requisiti generali di tutte le norme, e poi ovviamente se si interveniva sul capannone, si faceva il cappotto, dovevamo parlare di quella riferita agli edifici, se invece parlavamo di processi produttivi, dovevamo riferirci a quella riferita ai processi. A questo punto, questa era tutta la documentazione obbligatoria, io ho sottolineato in rosso la diagnosi energetica. La diagnosi energetica è stata praticamente è stato il documento che tendenzialmente è stato valutato in modo più rigoroso e che è stata praticamente causa di esclusione, di estromissione di parecchie domande, perché non era conforme alla norma. E quindi cosa voleva dire? Voleva dire che tendenzialmente non avevo fatto un'analisi dei consumi da bolletta per un periodo significativo, non avevo tendenzialmente capito questi consumi energetici complessivi a che cosa fossero derivati, cioè non mi basta dire vado a ridurre i consumi di energia elettrica, devo andare a dire faccio un intervento di un certo tipo perché vado a ridurre i consumi di energia elettrica, ad esempio legati al processo produttivo, e per quello intervengo sul processo e non sul sistema di illuminazione. Dovevo fondamentalmente definire le condizioni di utilizzo dei vari componenti laddove io andassi a intervenire sui processi, perché altrimenti tendenzialmente avrei avuto difficoltà poi a capire dove il modello si discostava dalle condizioni reali, e quindi una calibrazione non corretta. Quindi veniva fuori il concetto di mancata attendibilità ed affidabilità del modello, e poi nel momento in cui avessi invece effettuato la verifica di attendibilità e affidabilità del modello e avessi individuato più interventi di efficienza energetica, che cosa si doveva fare? Si doveva fare uno scenario complessivo che mettesse insieme, in combinazione, gli effetti dovuti ai singoli interventi di efficienza energetica. In molti casi questo non è stato fatto, per cui a quel punto ciò sarebbe equivalso a chiedere delle precisazioni tali per cui sarebbe risuonato come dire fammi a mettere a posto una diagnosi energetica in una sezione che tale non è conforme.
la diagnosi energetica non poteva essere integrata e di conseguenza non poteva essere ritrattata, e quindi quando si è andati incontro a queste problematiche, la diagnosi energetica tendenzialmente è stata rigettata. Questi qui è sostanzialmente N interventi di efficienza energetica, quindi scenario 1, scenario 2, scenario 3, scenario N, e alla fine dovete fare uno scenario complessivo che tenga conto degli effetti di ogni scenario rispetto all'altro. Attenzione, la diagnosi energetica deve comprendere sempre un'analisi di costo-benefici. Molte diagnosi energetiche erano prive nella parte finale di tutte le valutazioni che ci permettevano di dire: è un intervento di efficienza energetica che ritorna nella vita utile tecnologica del processo? Questa informazione non era nota. È stata fatta, tra virgolette, una valutazione tale per cui in un'ipotetica graduatoria di interventi si è scelto quell'intervento per un motivo rispetto a un altro? Quell'informazione non era presente. Sicuramente sono punti principali di una diagnosi energetica, che in gergo significa diagnosi energetica rispondente ad una norma 1. Attenzione, altro problema grosso delle diagnosi energetiche è stato che mancava la calibrazione del modello. Ci sono stati praticamente consulenti che hanno creato il loro modello, si sono fatti praticamente una, hanno fatto girare questo modello riferito allo stato attuale, consumavano 100.000 kWh elettrici e alla fine il modello diceva: allora lo stato attuale simulato ne consuma 145.000. Cavoli, è uno scostamento del 45% in più. Non te ne sei accorto, vuol dire che c'è qualche ipotesi che tra virgolette non è corretta. Stai assumendo per il funzionamento di qualche macchinario qualche fattore di contemporaneità non corretto. Stai sovrastimando il consumo e probabilmente, facendo girare il modello con l'intervento di efficienza che ti proponi, sovrastimi il risparmio. Di conseguenza, visto che in questo bando contava il risparmio di CO2, che è sempre correlato al quantitativo di combustibile o di energia elettrica che risparmio, se io sovrastimo questo quantitativo, sovrastimo anche la CO2. Quindi falso la graduatoria, quindi che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto chiedere fondamentalmente all'impresa se era sicura di quel risultato, se era corretto. E a questo punto, in alcuni casi, che sarebbe equivalso a dire, esporsi ad una situazione del tipo: guarda che la diagnosi energetica, in realtà ho fatto un errore da qualche parte. Allora, c'è chi fondamentalmente ad una richiesta di precisazione di questo tipo è stato molto attento e non si è non ha confessato nulla. Ha detto: i numeri sono quelli, posso avere fatto degli errori dovuti a determinate ipotesi di calcolo che sono consistite in, e si confermano i risultati della diagnosi. A questo punto, diciamo che dal punto di vista del buon senso tecnico, valutato che le ipotesi potevano essere considerate accoglibili, non si è andato oltre. Ci sono stati altri invece che hanno detto: eh sì, effettivamente si sarebbe dovuto tenere conto che il numero giusto sarebbe stato un altro. E allora a quel punto stai sconfessando la diagnosi, che non è integrabile, e quindi mancata calibrazione del modello uguale diagnosi energetica non attendibile, non affidabile. Questo infatti è la frase finale, e quindi questo è un po' la sintesi di quello che volevo fondamentalmente un po' raccontarvi oggi, dopo ho cercato di renderlo un pochettino più pratico possibile. Adesso lascio nuovamente a voi la parola per vedere se viene fuori a qualcosa o ci sono comunque delle curiosità a cui si può rispondere anche così, con più calma, se volete. Ma grazie mille, credo a nome di tutti, insomma, per la chiarezza dell'esposizione. Sei comunque riuscito a far passare i messaggi chiave. Direi che è quanto più anche utile questa disamina di quello che è stata la performance e soprattutto le criticità, cosa non ha funzionato nel bando precedente del POR, perché sappiamo, insomma, che sono in cantiere ormai le prossime, cioè la prossima programmazione, dove il cosiddetto OP2, cioè l'obiettivo di policy 2, che raccoglie nella
nell'attuale riformulazione anche dei fondi strutturali, tutto quello che è il tema un po' da un lato dell'economia circolare, dell'efficientamento energetico, della sostenibilità, prenderà sicuramente molto spazio nella programmazione dei fondi, ha delle risorse finanziarie notevoli assegnate, quindi ci saranno evidentemente delle misure, se non proprio come questa, ma molto simili. Quindi i messaggi che stiamo condividendo grazie alla vostra presenza come agenzia e che tu rappresenti oggi qui con il pubblico delle aziende, che poi metteremo comunque a disposizione come informativa per chi si vuole interfacciare con questo genere di bandi, ritengo sia veramente utile, perché evita perdite di tempo, sbagli, magari anche clamorosi a volte. Ripeto, va tutto nell'ottica di una migliore performance e anche di riduzione di tempi poi di valutazione, perché comunque anche questo può essere una situazione, diciamo, win-win tra chi deve presentare la domanda e chi quella deve valutare. Dal pubblico non mi sembra di vedere, almeno se non leggo male, ma non mi sembra di vedere domande, quindi se tu puoi restare comunque ancora con noi sino a chiusura lavori, magari diamo il tempo anche di sedimentare al limite un attimo le informazioni. Nel frattempo appunto inizio a salutare nuovamente i colleghi di Rina che sono con noi oggi, l'ingegner Migligni e l'ingegner Spigliantini, penso che riusciate a sentirci e credo anche a parlare direttamente voi. Benissimo, cominciamo a vedervi anche. Io vi sento. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a voi. Non so se avete per caso dei commenti anche voi da fare su quello che avete ascoltato sinora, o se entriamo direttamente nel vivo della vostra presentazione. Che diciamo. Allora, per quanto mi riguarda, ringrazio innanzitutto per la presentazione precedente, sicuramente un tema molto interessante e fondamentale che anche noi nella nostra attività, io poi mi occupo di ricerca e innovazione, quindi non sono proprio sul campo, però il tema del performance gap, quindi la differenza tra quelle che sono le stime in fase di progettazione o anche di redazione di diagnosi energetiche, i consumi reali, è davvero un tema enorme da affrontare e che anche a livello di ricerca ancora oggi è una sfida che con vari progetti si cerca di diciamo di affrontare in qualche maniera. Quindi ringrazio assolutamente per la presentazione fatta e anche per le diciamo i punti sollevati, perché sono davvero rilevanti per tutto il mondo dell'efficienza energetica. Grazie. E assolutamente attuali. Benissimo, allora intanto nel frattempo così permettiamo anche a chi tra voi due interviene per prima, perché magari su questo ci dite voi chi deve fare l'intervento di inquadramento. Sì, Giorgia, penso che convenga che inizi tu magari per introdurre. Benissimo, cioè, quindi il tema, come l'abbiamo definito nella presentazione alla locandina, è un po' l'innovazione nell'efficientamento energetico, in qualche modo già anticipato dalle parole di Giorgia, però lasciamo a voi se Walter diciamo termina la condivisione dello schermo, vediamo se riesci, così diamo a loro la possibilità di caricare la loro presentazione. Walter, ci senti sempre? Sì, sì. Ecco, puoi eliminare la condivisione dello schermo, grazie. Interrompo. Grazie mille. Così almeno riusciamo a dare a loro il modo di subentrare con la propria presentazione. E anche per voi vale lo stesso discorso, metteremo in distribuzione da domani le vostre slide. Grazie. E la mia presentazione dovrebbe essere condivisa, la vedete? Sì, sì, la vediamo. Benissimo, allora comincio. Come dicevo prima, sono Giorgia Spigliantini, sono una Research and Innovation Project Manager della Business Unit Infrastrutture di Rina Consulting S.p.A. e oggi vorrei condividere con voi alcune slide che riguardano le nostre attività di ricerca e innovazione per ciò che riguarda l'edilizia sostenibile.
La presentazione sarà divisa in tre sezioni. Dedicherò solo le prime due slide a presentarvi la nostra azienda per chi la conosce parzialmente o non la conosce affatto. Passerò poi al ruolo che in generale ha la ricerca e l'innovazione per la nostra azienda, che è assolutamente strategico. Ed infine vi presenterò quello che è il nostro approccio alla sostenibilità, alcuni trend, diciamo, attuali, quello che è appunto il mondo della consulenza su queste tematiche e anche i percorsi di sviluppo futuro. Allora, Rina è un gruppo composto da più di 4.000 dipendenti distribuiti su 200 uffici in 70 paesi. I nostri colleghi provengono da più di 90 nazionalità, il 70% di noi ha un'educazione superiore e la nostra età media è di 43 anni. A livello di Rina Group ci occupiamo di tantissime tematiche che vanno dal tema dell'energia alla mobilità sostenibile a tutto ciò che è il tema marittimo. Molti di voi ci conosceranno per ciò che riguarda le certificazioni un po' di in tutti i settori di produzione, di processi. Poi c'è tutta una sezione dedicata alle infrastrutture e il real estate ed infine il mondo dell'industria, Industria 4.0, ma anche ciò che riguarda lo spazio difesa e la cyber security. Io e Michele, che siamo presenti oggi, facciamo parte di Rina Consulting, che è l'azienda che all'interno di Rina si occupa di consulenza ingegneristica e in particolare facciamo parte della unità di infrastrutture. Oltre alla nostra unità ci sono altre due unità, una è dedicata a energia e mobilità e l'altra all'industria. Per tutta Rina Consulting in realtà l'innovazione, anzi la ricerca e l'innovazione sono assolutamente strategiche. In particolare per noi queste attività che seguiamo nell'ambito di progetti di ricerca finanziati sia a livello europeo ma anche internamente ci permettono di innanzitutto consolidare quelle che sono le nostre competenze ma anche espandere e creare nuovi servizi che possiamo poi offrire a livello commerciale. Il secondo obiettivo per cui facciamo innovazione e ci puntiamo moltissimo è che naturalmente questo ci permette di garantire qualità nei nostri servizi di consulenza per i clienti. Ed infine, visto che svolgiamo queste attività da tantissimi anni, continuare a fare questi progetti ci permette di consolidare le partnership che abbiamo a livello di ricerca sia con il mondo scientifico, dei centri di ricerca e delle università, ma anche con moltissimi partner industriali strategici. Giusto per darvi qualche numero sul ruolo che per noi ha questa attività di ricerca e di innovazione, nell'ambito dell'ultimo programma quadro della Comunità Europea, della Commissione Europea, Horizon 2020, noi siamo stati classificati come il secondo top industrial participant per numero di progetti vinti. Infatti abbiamo partecipato a 187 progetti e ottenuto più di 47 milioni di euro di contribuzione dalla Commissione. E in tutti gli anni in cui abbiamo appunto partecipato a questi progetti di ricerca, abbiamo avuto l'opportunità di stabilire partnership con più di 5.000 enti appunto industriali e di ricerca. Passiamo quindi in particolare alle nostre attività di business unit, infrastrutture. Noi abbiamo tre pilastri principali che ci guidano anche in termini di piano strategico e che sono questi che vedete nella slide, quindi la resilienza, la sostenibilità e la digitalizzazione. Diciamo che queste tre tematiche sono interconnesse, quindi anche se molto spesso cerchiamo di ricondurre le nostre attività anche in termini di progetto ad una di queste categorie, in realtà praticamente tutte le nostre attività sono interconnesse e vanno ad interessare queste tre aree di interesse.
Per quanto riguarda il ruolo della sostenibilità, proprio molto velocemente, credo che tutti noi ci siamo accorti che negli ultimi anni, sia a livello nazionale che europeo ed anche mondiale, ci sono state tantissime iniziative a livello di policy e anche di accordi che sono stati presi tra i governi, le nazioni, eccetera. Qui ne riporto soltanto alcuni per a vostro beneficio nel caso in cui vogliate approfondire. Sicuramente il Paris Agreement, ma anche il più recente European Green Deal, che ci vedrà anche protagonisti appunto della transizione ecologica ed energetica, come si sente spesso dire. E poi di seguito vengono elencate alcune iniziative sia europee che promosse dalle Nazioni Unite, che poi molto spesso vengono tradotte in delle linee di ricerca e di finanziamento su dei topic specifici e che spesso appunto affrontiamo anche noi nell'ambito dei nostri progetti di ricerca. Quindi passiamo a che cosa significa per noi sostenibilità. Sappiamo che questo termine è molto utilizzato e talvolta anche abusato. Ci sono tantissime definizioni in giro di sostenibilità. Volendola declinare sulle nostre attività come business unit infrastrutture, per noi significa diciamo garantire uno studio preciso di quelli che sono gli impatti ambientali, energetici, sociali in tutta quella che è la catena, il ciclo di vita dell'ambiente costruito, dallo studio dei raw materials, quindi dei materiali che andiamo ad utilizzare, a studiare nei nostri progetti, a tutta la catena appunto di progettazione e realizzazione delle opere ed infine la fase di disposal e di riciclo dei materiali. Quindi quali sono i nostri pilastri e anche diciamo aree di interesse di azione? Sicuramente come è noto ormai soprattutto in Italia in seguito anche agli ultimi strumenti che sono stati adottati dal governo, il tema della renovation, quindi della ristrutturazione e del miglioramento energetico del patrimonio edilizio esistente è un tema su cui noi ci concentriamo, ma tutto il nostro paese sta lavorando in maniera molto accurata. E si tratta di rinnovamento di edifici di tutti i tipi, pubblici, privati, residenziali e non residenziali. Senza questi interventi non sarà possibile raggiungere gli obiettivi che a livello comunitario ci siamo posti al 2050 di diventare carbon neutral, perché l'ambiente costruito ha un impatto assolutamente notevole in quelli che sono gli impatti complessivi in termini ambientali. Il secondo pilastro riguarda la resilienza al cambiamento climatico, e in questo il nostro ambiente costruito, le strutture e le infrastrutture hanno un ruolo assolutamente strategico, protettivo, e dobbiamo fare in modo quindi che le soluzioni che noi andiamo a individuare per il rinnovamento o per la costruzione anche del nuovo siano coerenti con quelle che sono le necessità di adattamento climatico per la società di oggi. Insomma, tutti è sotto gli occhi di tutti quanto gli edifici e le infrastrutture siano strategiche nel limitare i danni che si hanno in seguito ad eventi climatici estremi. Poi c'è tutto il tema dei nuovi materiali, come dicevo prima, che devono essere sempre più bio-based e possibilmente riciclati, e su questo c'è una ricerca molto attiva al momento. E naturalmente infine tutte le azioni che noi andiamo a fare si vanno normalmente a collocare all'interno di framework più generali, quindi di policy che si vanno a loro volta ad inquadrare rispetto alle iniziative a livello nazionale ed internazionale e gli obiettivi che condividiamo proprio in termini di collettività. A livello della nostra business unit, noi andiamo ad agire su diversi asset,
mettendo a disposizione diverse aree di servizio. Gli asset su cui andiamo ad operare vanno dalla scala dell'edificio alle infrastrutture, a tutto il settore marittimo e anche alla scala di quartiere e di città. E come dicevo prima, abbiamo questi tre pilastri che ci guidano nelle nostre attività, e tra questi la sostenibilità è assolutamente una dei protagonisti. Per darvi un'idea di quello che è il peso di questo tema della sostenibilità nelle nostre attività di ricerca e innovazione, vi mostro in questi grafici appunto l'incidenza di questo tema rispetto agli altri due, anche se, come dicevo prima, i temi sono interconnessi, quindi troveremo dei progetti che riguardano la resilienza e che hanno delle forti implicazioni anche per ciò che riguarda la sostenibilità. E come vedete, comunque, anche per i progetti che andiamo a classificare proprio come tema sostenibilità siamo intorno al 50%, e la metà dei nostri progetti di ricerca e innovazione riguardano la scala dell'edificio, però un'importante percentuale dedicata anche alle infrastrutture e al mondo marittimo. Qui vi presento alcuni dei progetti che sono attualmente in corso su questo tema o appena terminati. Alcuni di questi, come il progetto Envision, il progetto Rinno, che so che poi vi presenterà successivamente anche il mio collega Michele, riguardano l'efficientamento energetico proprio degli edifici e delle soluzioni tecnologiche innovative che speriamo di vedere sempre di più sul mercato nei prossimi anni. Alcuni progetti riguardano un patrimonio particolare, degli edifici speciali, come si usa dire, quindi gli stadi e le sport facilities, è il progetto Greenfoot, e anche in questo caso ci concentriamo su quelle che sono le opportunità di retrofit energetico di questo patrimonio, che è assolutamente energivoro. Altri progetti riguardano invece il mondo degli smart buildings, quindi di tutta quell'infrastruttura tecnologica che ci può permettere di tenere sotto controllo e anche controllare in maniera attiva talvolta quelli che sono i nostri consumi energetici all'interno degli edifici, oltre che le condizioni ambientali interne. Ed infine un ultimo tema che vorrei sollevare riguardo appunto il mondo della sostenibilità è il tema delle nature-based solution, le infrastrutture verdi che ci permettono a livello dell'edificio, ma soprattutto a livello urbano, di diminuire l'impatto ambientale dei nostri interventi, migliorare le condizioni microclimatiche e anche andare a mitigare i rischi naturali che possono costituire appunto un rischio notevole per il nostro patrimonio costruito. Quindi passiamo a quelli che sono poi trending topics riguardo il mondo dell'edilizia sostenibile. Sicuramente, come dicevo prima, il mondo dell'efficienza energetica degli edifici è un tema già in voga da anni, ma su cui c'è tantissimo ancora da fare, in particolare il tema dei nearly zero energy buildings, quindi la necessità di ridurre notevolmente la quantità di energia necessaria agli edifici per il soddisfacimento di tutte le nostre necessità di comfort, ma anche di utilizzo appunto che abbiamo nei nostri edifici residenziali e non residenziali. Lo stesso tema traslato a livello urbano, quindi la Urban Sustainable Development, lo sviluppo di soluzioni per far sì che i nostri ambienti urbani riducano il proprio impatto ambientale e vadano a creare delle soluzioni di mitigazione ai rischi da cambiamento climatico. E poi tutto quello che è il mondo delle environmental practice and sustainability schemes, quindi delle certificazioni di sostenibilità di cui esistono moltissimi schemi. Avrete sicuramente sentito parlare di LEED, BREEAM, ma ce ne sono moltissimi altri.
Come dicevo prima, in questo schema le Nature Based Solution hanno un ruolo da protagoniste riconosciuto sia a livello comunitario ma anche a livello nazionale, sempre di più da parte delle pubbliche amministrazioni, per esempio. Poi, come non citare il tema dell'indoor environmental quality, insomma, dovuto anche alla crisi pandemica, negli ultimi anni abbiamo visto sicuramente un accrescimento dell'interesse di quello che è il benessere e la salute all'interno dei nostri edifici. Ed infine, altro topic relazionato al mondo della sostenibilità è quello del green procurement nel mondo delle infrastrutture. Quindi poi vorrei concludere con questi, diciamo, con queste linee di sviluppo che riguardano il mondo della sostenibilità, in particolare dell'ambiente costruito. Come dicevo prima, il tema dei materiali riciclati ed avanzati è sicuramente un tema di sviluppo su cui si sta lavorando molto e su cui si lavorerà moltissimo anche negli ultimi anni, anche in relazione alle necessità di avere delle supply chain affidabili e resilienti agli eventi che purtroppo negli ultimi anni ci hanno visto creare delle situazioni di difficoltà di approvvigionamento anche delle materie prime. L'unione del tema della sostenibilità, appunto, quindi degli aspetti ambientali con gli aspetti che riguardano la resilienza al cambiamento climatico, e poi, come dicevo prima, il rinnovamento degli edifici e nuovi edifici e la loro efficienza energetica sono assolutamente temi su cui si lavora già da anni, ma su cui si lavorerà moltissimo anche nei prossimi anni, perché per una serie di ragioni, tra cui quelle di cui parlava l'intervento precedente, ci portano a dover trovare delle soluzioni. Mi ho concluso, sono contenta di rispondere a qualsiasi vostra domanda o spunto. Grazie. Bene, grazie. Lascerei la parola allora ringraziando sia lei ovviamente per la sintesi e direi lascerei la parola all'ingegnere Michele Minilli ricordando appunto un po' in scia di quello che abbiamo aperto oggi, cioè il tema dell'efficientamento energetico, se possiamo magari entrare un pochino più nello specifico su questo ambito per sfruttare al meglio il vostro ruolo e le vostre competenze in questa tematica. Grazie. Sì, vedete tutti lo schermo? Sì. Ok, allora inizierei con una piccola premessa relativa al panorama normativo attuale. Negli ultimi 10 anni, io sono Michele Milli, ingegnere in consulting dal 2013, mi occupo di efficientamento energetico degli edifici, ho iniziato come modellatore energetico e mi sono specializzato in protocolli di sostenibilità ambientali citati da Giorgia poc'anzi, che su quali BRIM e LEED. Negli ultimi anni la normativa in campo di efficientamento energetico ha subito delle trasformazioni, un'evoluzione, a mio avviso anche abbastanza positiva, nel senso che si è passati da un approccio prestazionale a un approccio un po' più prescrizionale. In aggiunta a questa, questa evoluzione è andata anche nella direzione di spingere il più possibile nei confronti delle prestazioni energetiche, per cui ad oggi sostanzialmente il mercato di conseguenza ha in qualche modo prodotto soluzioni tecnologiche capaci di soddisfare questo avanzamento, diciamo, normativo. Per cui ad oggi il taglio che ho dato alla presentazione è quello di andare a indagare l'ambito della ricerca e dello sviluppo in soluzioni tecnologiche, in quanto a mio avviso, se si riescano a rispettare in edifici di nuova costruzione, quindi di nuova progettazione, sicuramente è più semplice, ma nella riqualificazione energetica i protocolli, le normative del decreto ministeriale 26 giugno 2015 più quando è necessario applicazione dei CAM, si ottiene un livello di performance energetica già molto elevato, tant'è che molto spesso siano delle difficoltà per riuscire a rispettarli. Motivo per cui andiamo a indagare quali sono, diciamo, qual è la direzione nell'ambito di ricerca in soluzioni innovative e tecnologiche. Come diceva prima Giorgia,
i progetti di Envision, Autodan e Rhino di cui parleremo oggi sono progetti di riqualificazione energetica in corso, per cui diciamo il taglio della presentazione è più andare a indagare sulla direzione che si sta prendendo, più che al momento non riusciamo a presentare dei risultati definitivi delle tecnologie. Tuttavia però è interessante vedere qual è e in che ambito ci si sta muovendo. Allora, iniziamo con il progetto di Envision, che è un progetto che si propone come concept di sfruttare la superficie esterna dell'involucro con la duplice funzione. Da un lato quella classica di isolare il più possibile per ridurre le dispersioni, dall'altra di compartecipare alla produzione di energia termica. Diciamo che il principio fisico alla base è quello di cercare di sfruttare anche la radiazione solare infrarossa vicina, che costituisce circa il 50% della totale. Un altro, diciamo, obiettivo del progetto è quello di dare degli elementi prefabbricati in grado di agevolare e ridurre i tempi di riqualificazione dell'immobile. Le tecnologie sviluppate all'interno di questo progetto sono principalmente di tre tipi: un fotovoltaico integrato all'interno di una intercapedine vetrata, per cui quindi applicazione sulle finestre, dei pannelli di facciata che appunto sfruttano la radiazione solare vicina, captando calore e restituendolo in qualche modo o all'ambiente direttamente oppure tramite una condivisione con gli impianti, e una finestra intelligente, una finestra ventilata intelligente. Ora vediamo di cosa si tratta. La finestra intelligente è un prodotto che è stato sviluppato da Bigitech nel corso del progetto, che sostanzialmente si tratta di un triplo vetro, ancora in forma di prototipo, un triplo vetro in cui all'interno dell'intercapedine è possibile fare ricircolare dell'aria con una piccola pompa di ricircolo diciamo, la condizione invernale. È in grado di passare, di gestire quindi sia condizioni invernali che estive, apportando grandi vantaggi a livello di comfort nell'ambiente in cui è installata, e è in grado anche di riconoscere autonomamente, in funzione di sensori installati, qual è la condizione richiesta, cioè se è necessario fornire calore o estrarre calore dall'ambiente. Nel suo utilizzo invernale sostanzialmente sfrutta la radiazione solare per scaldare l'aria in intercapedine e ributtarla all'interno dell'ambiente a temperatura già più surriscaldata. Questo favorisce quindi un ricambio d'aria che comunque è necessario all'interno degli ambienti, senza però tuttavia immettere aria a temperature bassissime che richiederebbero quindi un consumo energetico superiore. Invece nel funzionamento estivo si hanno due opzioni. La prima è quella di utilizzare l'intercapedine ventilata fondamentalmente come una parete ventilata, come una facciata ventilata, quindi sfruttare i moti convettivi che si sviluppano all'interno in modo da tenere il più possibile bassa la temperatura del vetro e quindi ridurre lo scambio radiativo con l'ambiente interno. In una seconda l'opzione invece abbinata con una pompa di ricircolo e uno scambiatore aria-acqua, si pensa di utilizzare il calore proveniente dall'intercapedine vetrata per produrre quel minimo fabbisogno di acqua calda sanitaria che si ha in estate. Nell'ambito del progetto la finestra è stata già installata ed è in fase di monitoraggio al campus di Savona. È stata effettuata un'installazione in un'aula e nel contempo viene monitorata sia l'aula in cui è installata la finestra che l'aula accanto, che è di pari dimensioni e di pari utilizzo, per verificare in che modo la finestra possa in qualche modo apportare positivamente dei benefici all'ambiente. E ad oggi il monitoraggio parziale, perché ancora manca il monitoraggio invernale, ha prodotto dei buoni risultati, soprattutto in termini di comfort, per cui si valuta che questa sensazione di comfort in più all'interno degli ambienti magari induca gli occupanti a non agire direttamente o immediatamente sull'impianto di condizionamento e quindi ridurre ulteriormente il consumo energetico. Brevemente parliamo del vetro fotovoltaico. Il vetro fotovoltaico in realtà è già una tecnologia esistente nel mercato. Questa tipologia di vetro qui, di fotovoltaico qui, è un film integrato in intercapedine
che è sviluppato da Pilkington, che ha in realtà come parte innovativa la possibilità di essere attraversato, quindi una maggiore trasparenza alla luce esterna. Quindi qui si sta indagando non tanto la capacità di produzione del fotovoltaico, che ormai è abbastanza consolidata, quanto piuttosto l'eventuale riduzione all'interno degli ambienti di illuminazione naturale, perché ovviamente questa potrebbe in qualche modo ritorcersi contro per una maggiore richiesta di illuminazione artificiale, quindi un maggiore consumo elettrico. Sempre in Olanda, invece, è stato installato nel demo olandese in Helmond Eindhoven il pannello di facciata. Questo è integrato in un sistema con pompa di calore, in modo tale da preriscaldare l'acqua che poi viene utilizzata come sorgente termica dalla pompa di calore. Sfrutta, come dicevamo prima, il sistema del vicino infrarosso, cioè cerca di captare al meglio tutta la componente radiativa solare. E di questa tecnologia è stato prima testato, o comunque è ancora testato, sempre nel campus di Savona, un prototipo che viene monitorato per valutare, insomma, eventuali aggiustamenti da fare. Perché prima di essere installato nel caso studio, è stato prima testato al campus di Savona. Si è visto che il pannello risentiva particolarmente dell'effetto del vento, in qualche modo è abbastanza intuitivo, anche se non pensavamo fosse così forte, diciamo, l'influenza. Questo però ci siamo accorti era dovuto piuttosto a una mancata sigillazione del pannello, per cui nell'installazione di Helmond Eindhoven è stato sigillato con schiume polimeriche per cercare di renderlo quanto più ermetico possibile. Invece passiamo ad un altro progetto, Autonan, che ha un approccio leggermente diverso. Questo progetto si propone di creare un'infrastruttura hardware flessibile applicata da applicare edifici di piccole e medie dimensioni. Sviluppare un'architettura software in grado di interagire con gli utenti nell'ottica di ottimizzare il comportamento dell'edificio, fornire suggerimenti agli utenti e supportarli in un processo decisionale nell'eventualità in cui questi volessero per caso sostituire o delle apparecchiature all'interno delle loro abitazioni, oppure in qualche modo potrebbero essere suggeriti dal sistema stesso a dei comportamenti più che permetterebbero un risparmio energetico. Vediamo un attimino più in dettaglio qual è l'architettura, diciamo, del progetto. L'idea è quella quindi di sviluppare un'analisi energetica partendo da dei dati di monitoraggio energetico capillare all'interno dell'appartamento, in modo da integrare, a differenza di quanto fatto finora nei calcoli di prestazione energetica classici, integrare qualunque apparecchiatura all'interno dell'immobile. Costruire poi un modello digitale, un digital twin, quindi un modello energetico parallelo che in parte utilizza dati di monitoraggio e in parte, tramite modellazione energetica dinamica, cerca anche di prevedere quale potrebbe una piena consapevolezza di quali sono all'interno dell'appartamento quegli apparecchi che danno un maggior consumo. Tante volte un po' ci si fissa magari su un utilizzo saltuario del forno elettrico, ma non ci si rende conto che magari un altro tipo di apparecchiatura sta assorbendo costantemente una certa quantità di energia. A livello di metodologia di calcolo, quello che dicevamo prima è viene integrato della performance energetica degli edifici, la possibilità di andare a inserire qualunque tipo di elettrodomestico o comunque utenza elettrica, modellandola come un ausiliario con dato profilo di utilizzo e data potenza assorbita, per cui
il calcolo energetico alla fine terrà conto ed informerà l'utente anche di ogni singola apparecchiatura, oltre ai classici sistemi già inglobati di riscaldamento di HVAC, illuminazione, acqua calda sanitaria. Inoltre il progetto si propone anche di integrare all'interno di questo concept di consapevolezza dell'utente informazioni sul demand response, eventualmente su programmi di demand response eventualmente disponibili in sito, e sull'SRI, che è lo Smart Readiness Indicator. Che cos'è questo SRI? È un indice relativamente nuovo, definito a livello normativo, che dà un'indicazione complessiva del livello tecnologico delle apparecchiature in un determinato contesto, per esempio in un'abitazione, in un appartamento. Gli output, le macrocategorie di output che gli occupanti possono visualizzare dal pannello di controllo sono di 4 tipi. Sono quindi informazioni del comportamento dell'edificio rispetto a un comportamento ideale. Il comportamento ideale ovviamente è calcolato tramite software, mentre quello attuale è rilevato dai sistemi di monitoraggio, e la dashboard, il pannello di controllo, informa l'utente su qual è lo scostamento in termini assoluti e in che modo, rispetto anche all'acquisizione di dati nel tempo, potrebbe essere cambiato il suo comportamento per inficiare così il consumo energetico dell'edificio. La seconda categoria è quella, diciamo, di informarlo rispetto appunto ai consumi dei singoli elettrodomestici. In questa si vuole anche in qualche modo dare un suggerimento sulla eventuale possibilità di sostituzione. Che ne so, l'utente vuole per esempio sostituire una lavatrice e il sistema, avendo rilevato anche il profilo di utilizzo dell'attuale, può suggerire all'utente la prestazione di una lavatrice con performance analoga a quella già installata, che gli possa permettere di avere un consumo energetico inferiore. Questo è stato fatto affidandosi alla base dell'energy labeling dei calcoli dell'energy labeling, quindi per categoria di elettrodomestici e per prestazioni, ovviamente due televisori di diversa dimensione a parità di energy labeling avranno consumi diversi, quindi per categoria, per taglia di elettrodomestico, il sistema suggerirà qual è l'apparecchiatura più adatta, la caratteristica dell'apparecchiatura più adatta da sostituire. La terza macrocategoria è quella appunto che riguarda il Smart Readiness Indicator, che praticamente riesce a supportare ulteriormente la scelta di sostituzione di un qualunque apparecchio. Questo in realtà si applica non solo agli elettrodomestici, ma in generale alle configurazioni impiantistiche dell'appartamento, quindi se c'è una pompa di calore o una caldaia piuttosto che un scambiatore di calore. È in grado di fornire anche informazioni tramite un database sull'intelligenza artificiale del nuovo apparecchio, in modo tale che chi andrà a fare una spesa sarà informato anche da questo punto di vista. Ed infine ci sono delle valutazioni di tipo economico, che sono quelle che poi l'utente andrà a guardare per lo più per la maggiore, che da un lato si ricollegano alla prima categoria, quindi dalle performance energetiche si passa ai possibili risparmi economici. Dall'altro si è voluto inserire questo tipo di KPI per supportare gli utenti nel caso in cui il gestore della rete elettrica consenta particolari scenari o forme di demand response, e quindi indirizzarlo sull'utilizzo delle lavatrici, delle lavastoviglie, di tutti quegli elettrodomestici che possono non essere che possono avere un utilizzo differito nel tempo, perché è chiaro che non si può suggerire all'utente di guardare la televisione in orari diversi, ma alcuni tipi di funzioni possono sicuramente essere svolte anche in momenti in cui la rete è meno carica, per cui l'utente può avere un risparmio in bolletta. L'ultimo progetto di cui vorrei parlare è Rinno, che è un progetto studiato per fornire soluzioni rapide nella riqualificazione energetica, di cui esponiamo brevemente solo una tecnologia.
Si tratta di uno scambiatore di calore. È uno scambiatore di calore, questo è simile alla tecnologia che abbiamo visto precedentemente, ma non è la stessa, perché questo è un elemento che si va a integrare nella facciata, quindi non si sostituisce l'infisso, ma è semplicemente uno scambiatore di calore rigenerativo automatico che in regime invernale permette all'aria esterna di essere preriscaldata e umidificata prima di essere rimessa nell'ambiente interno. Viceversa, nel regime estivo la raffredda e un pochettino la deumidifica. In questo modo si ha un ulteriore controllo sulle condizioni di comfort termoigrometrico, ed è particolarmente indicata qualora ci siano situazioni o possibili formazioni di muffe condense all'interno di ambienti, per cui l'utente può, oltre che risparmiare un certo quantitativo di energia, anche risolvere altri tipi di problemi legati appunto alle formazioni di muffe. Ecco, qui c'è una slide che fa vedere un po' l'applicazione, cioè si installa sostanzialmente in prossimità della finestra, sono dimensionati di tre taglie da 6,9, 7,2 e 10,2 watt, e vengono praticamente apposti nell'edificio esistente, quindi si fa una foratura apposita per inserirli. Da un'analisi fatta a livello numerico, si è fatto un confronto tra i consumi, i risparmi energetici che potrebbe comportare l'utilizzo di questa tecnologia, facendo un paragone con tre differenti casi, cioè qualora ci fosse un impianto di ventilazione centralizzato, qualora invece gli impianti di ventilazione ci fosse ma fosse dedicato per ogni appartamento, e nei confronti di un'abitazione invece classica con ventilazione naturale. I calcoli ovviamente sono stati condotti perché il caso studio è stato fatto in Danimarca, quindi sono stati condotti con la normativa danese sui ricircoli orari, che comunque prende spunto dalla normativa europea, per cui è in linea con quello che potrebbe essere che è la normativa italiana. Qui ci sono le referenze di siti che si possono andare a visitare per tenere sott'occhio l'andamento dei progetti e quindi i risultati futuri. Ovviamente, come diceva Giorgia, l'obiettivo è di commercializzare, di rendere commercializzabili tutte queste tecnologie, che comunque già partono da un TRL alto, che è il livello di prontezza della tecnologia per essere immessa nel mercato. Quindi mancano solamente i risultati dei monitoraggi, la conclusione dei progetti e poi la produzione in serie. Grazie. Bene, grazie a lei Michele, e ovviamente anche a Giorgia per la presentazione fatta. Tra l'altro faccio un commento ancora sull'ultima battuta che ha appena fatto, cioè sul discorso del poi portare sul mercato queste tecnologie. Noi peraltro con la collega condividiamo appunto la gestione a livello locale della rete Enterprise Europe Network, e anche insieme a Regione, che ha proprio tra le sue finalità quella di cercare di contribuire alla diffusione di tecnologie, prodotti e servizi, ovviamente per quanto ci riguarda prodotti da imprese, da strutture del nostro territorio in contesti internazionali. Quindi se anche noi con la nostra parte possiamo aiutare sia questi progetti piuttosto che ovviamente tutte le aziende che ci stanno seguendo e che ci seguiranno nelle prossime tornate, ci fa piacere, perché collaboriamo tutti a dare un'ulteriore opportunità di visibilità e soprattutto di creazione di nuove opportunità di business ai nostri attori. Quindi restiamo ovviamente in contatto. Io sto monitorando la chat, non mi sembra di vedere delle domande comunque poste. In ogni caso, lo ripetiamo, domani al più tardi manderemo le copie delle slide che abbiamo ricevuto dei nostri preziosissimi relatori di oggi, e poi metteremo a disposizione sul nostro sito il link alla registrazione, così che chi volesse anche poi rivedere le varie illustrazioni le può riascoltare. E ci diamo, direi, appuntamento come prossimo appuntamento in calendario di questo ciclo di formazione al 13 di settembre. Definiremo poi meglio l'orario e ovviamente condivideremo con voi tutti l'agenda degli interventi, ma il tema lo confermiamo essere una panoramica
delle opportunità finanziarie esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale proprio per aiutare investimenti nell'ambito dell'efficientamento energetico. Quindi su questa parte ci risentiremo prossimamente per dare maggiori informazioni. Quindi grazie ancora a tutti, penso anche Laura, se, non so se ci riesce ad ascoltare perché ha avuto qualche problema tecnico di audio, ma eccoci. Sì, sì, sono in ascolto e in linea, quindi benissimo. Concordo con te, andiamo avanti e poi così avremo anche modo di condividere con i nostri, con i partecipanti a questo seminario le opportunità anche di sviluppare progetti sulla base delle esigenze che potranno anche emergere da questo ciclo di seminari. Esattamente, grazie. Sì. Grazie, grazie ancora a tutti voi e soprattutto ai relatori ancora. Grazie, grazie voi. Anche dalla parte della collega Spigliantini che non riesce a riattivare il microfono. Ah, ok, peccato, benissimo, grazie, eccoci, grazie ancora, arrivederci, buona grazie serata.